Ma chi è? Ma che fai? Ma che fai? Ma sei scemo? Che fai? Ai ai ai. Ma che fai? Ma chi sei? Ma che fai? Ma ti pare che guidi così? Ma si è trovato davanti a me lei. Grazie Timo. Ma che fai? Ma mi si è trovato davanti. Oh, che fa, che fa? Via, via, via. Road to 8K. Scusate ragazzi, gli sniper li devo trattare così. Guarda che mi ha pure rotto il camioncino. Ma questo potrebbe essere il nuovo Stallone per la Betty? Budizza. Ma allora. Ma quanta gente c'è? Ma perché sono. Spingiamoci un. Stiamo sparando? Mi fingo uno. Non sanno che sono umano. Ok, ora posso andare normale. E non sanno che sono umano seguito come un computer. Questa è la nuova tecnica. Questa è la nuova tecnica. Non, se io guido come un computer, non sanno che sono un umano. Vedete, io lui non so se è umano oppure no, se guida normale. Grazie Peppe. Questa è vera intelligenza. Questa è vera intelligenza. Fingersi NPC. Questa è la vera furbizia. Io sono. Ah, posso essere il terrore dell'autostrada. Allora, ci potremmo appostare. Oh, ho una nuova truffa da fare. Il terrore dell'autostrada. Il terrore dell'autostrada. Perché se io lancio un camion dalla. Io mi metto sopra la collina. Lancio un camion sulla collina prima che passano i motociclisti. Quelli muoiono e noi gli rubiamo le cose. Grazie Anthony. Oh, così troppo. Ok, grazie Stoby. Big brain on me. Ok, fatemi fare un altro giro, scusatemi. Ok, così sembra un umano, così sembra un umano. Ok, così sembra un computer, così sembra un computer. Ecco. Faccio finta di fare inversione. Ah no, vabbè, faccio la truffa direttamente. Grazie Iker. Non so se potrei fare questa cosa. Fatemi provare. Grazie Ferlo. Fatemi provare. Allora, vai. Come si spinge? E scendi. Mannaggia. Eccoli, sono loro le mie prede. Ok, mi serve un palo. Fermi. No, fermo. Ok.
C'è il freno a mano, c'è il freno a mano. Motociclisti non ne vedo. Grazie Lesmi per le 10 sub. Grazie mille, gentilissimo. Non dovevi. Super gentile. Gentilissimo. 8.000 sub, ragazzi, non le raggiungevo dall'anno scorso, dall'altra quarantena. Per cui un nuovo record quest'anno, ce l'abbiamo. Nuovo record personale. Grazie ragazzi. Non serve che doniate, non serve che facciate niente. Grazie Beato Gabbo, ma grazie Letsby, gentilissimo. Fatemi provare la truffa. Allora, la prossima macchina che viene è la prova della truffa. Dai, 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 dai. Grazie Marco. Daffanculo va! Via, via, via! Eccola! No, no! Sbagliato tutto! Sbagliato tutto! Scusatemi, truffa fuori tempo! Truffa annullata! No, vabbè, non applaudite, non applaudite! Proviamo a fare una cosa, eh? Prova 2, truffa, prova 2. Prova 2 della truffa in azione adesso. Vediamo. Vediamo. Opla! No. Grazie Gianni, grazie per il Prime. Ecco, adesso. No. Si muove! Spero che non mi vedino. Vedano. Dai, 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 su, di merda, dai. Forza, forza, non ho tempo da perdere. Forza! Eccolo. Vabbè, dentro in macchina. La provo a fare da dentro la macchina. Eccola, eccola. Vai. Affanculo, va. Eccola. Oddio, sono finito in mezzo alla strada. Oppure. Ce l'ho l'idea. Sta zitta. Ah, c'era un'altra signora. Niente male. Pronto? Salve. Salve. Mi hai evocato? No. Allora me ne vado, ciao. A tra poco, caro. A tra poco, scambiatore. A tra poco, carissimo. Grazie Giulio. Senta, finisco la prova, finisco la prova della truffa. Ok, le macchine andranno a mille, le macchine ragazzi andranno a mille. Si schianteranno. E io lucrerò sui loro cadaveri. Prima macchina. Grazie Ale. Vai, vai, evita, evita. Bravo. Vediamo, vediamo. Grazie, bravo. Ecco, forse lui. No. Questa truffa non è. Metti un camion, metti un camion. Si fermi!
Affanculo, camionista di merda. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Mannaggia me. Erano perfette. Mannaggia me. Oh, please. Se ne vada, se ne vada! Ok. È incredibile! Non mi bannano se uccido i pedoni, ragazzi! Non credo che mi bannino se uccido i pedoni. Nasconditi dietro al van, appena vedi una macchina, spunta e chiedi l'assicurazione. Grande Omi 9? 9? Grazie Dano. 9? Dite di chiedere l'assicurazione. Oh, no! Un camion, mi basta un camion, mi basta un camion. Grazie Anto. Aiuto, signore. Oh, sì, sì, sì. No. Pronto, Jody. Pronto, Carlo, come stai? Un po' impegnato in questo momento, ma tutto sommato bene. Ci vogliamo beccare? Molto volentieri. Dove ci vediamo? Ci vediamo all'ospedale tra 3 minuti? Ci vediamo lì. Perfetto, alla poco. A dormire. Grazie, Nenno. Eccoci qua. Eccoci qua. Se arriva qualcuno a folle velocità, ragazzi, siamo al top. Siamo al top. Lo so, è fatto di attesa. È fatto di attesa. È fatta di attesa questa truffa. Se non arriva nessuno entro 10 macchine, me ne vado. Guarda, una. Due, eccola, è lei. Ma, va bene. Tre. Ma, eccoli, eccoli. Ah, aia, ma che fate? Vabbè. Se non te levi ti metto pure sotto. Ma a me questo mi state mettendo sotto. Ma siete pazzi. Mi fa ammazzare qualcuno questo camion del merda. Ma io ho fatto un incidente e stavo scappando. Mi state... Mi sposti il camion. C'è anche una macchina, per favore. Oh, oh, oh.
che la maratona abbia inizio. No, non c'è maratona. Grazie mille. Ma che fa? Ma io chiedo uno. Non mi voltare, non mi voltare, non mi devo voltare, non mi voltare. Aiuto! Tiro il coltello? Chiamo un'ambulanza! Ma non per me! Anche io la chiamo un'ambulanza! Allora cosa facciamo? Un piccolo stallo alla messicana? Dovremmo, andiamo a chiedere i soldi. Ma tu non eri un avvocato? Io... Sì, sì, sono un avvocato del tutto. Lei ha bisogno? Non lo so. Ah, mi scusi, ho un appuntamento. Aspetti, eh. Giordano? Carlo, però dove sei? Ehi, sono rimasto bloccato in un piccolo stallo alla messicana, arrivo. Niente di che, niente di che. Oh, la mia macchina, arrivo, la mia macchina! Non è successo niente, eh? Salve! È caduto salve. Dalla macchina il signore. È scivolato. Guardi che pericoloso sta in autostrada, signor paramedico, eh? Cioè, ci penso io a bloccare il traffico. Via, via, circolare. Ragazzi, ho un impegno. Se avete bisogno di un avvocato, avete il mio numero. Avvocato Carlo, arrivederci ragazzi, è stato un piacere. Scendi, avvocato. Scendi. Avvocato Carlo, al vostro servizio. No, no, no. Mi hanno bucato la ruota. No. Carlo, però tu veramente, tu mi metti... Ma io ho bisogno di andare al lavoro con un mezzo propenso! Allora vai con quella macchina bianca, ma non mi toccare il mio! Va bene, va bene! Avvocato Carlo al lavoro! Arrivederci! Sì, arrivederci! Un po' di musica qua? Mi si mette un po' di musica? Andiamo all'ospedale. Oh, sbando controllato e buia. Sbando controllato, qua devo salire? Sì. Devo andare qua, qua. Guardate, oh, i peli e poi drifting e si va. Oh, motto. Salve, potete chiamarmi puttaniere Carlo, avete bisogno di puttane? Buonasera, che è successo? No, sono un nuovo avvocato in città. Ah, ma cos'ha la bocca? È il rossetto. Ah, rossetto, ah, ok, t'ha posto? Rossetto un po' gotico, un po' got, che mi fa questo stile formale informale. A me piace, bello, bello. Con l'occhialata a scacchi, perché sono un grande fautore della Formula 1, di Alonso, di Hamilton. Hamilton! Oh, attenzione. Hamilton! Ma... Perfetto, mi piace. Mi dica. C'era qualcosa, caro? Vieni. C'era qualcosa? No, è una piccola bendata a questo braccio. Vieni qua. Ti metto a volo qua, dai. C'è Luca Bette, eccomi. Opla! La tesserotto di Batman, va bene? Sì, va bene. Ok, perfetto. Aspetti. Ma sai che adesso mi è un mio amico? Ok, no. Gliel'ho messo. Sì, lavorate in famiglia. Faccia fattura. E come si chiama? Sì, Peppe. 900. Peppe.
Beppe. Forse lo conosco, sì. Fatto, voglio. Beh, siete colleghi. Avete bisogno di un avvocato? Tu, Fonzi, hai bisogno di un avvocato? Io. Mi chiamo Elvis. Elvis, eh? Io c'ero vicino, avvocato. Pronto, tesoro? Che non c'ho più una lira. Senti, dove cazzo sei? Io sono entrato qui, un amico si chiama Mario Carmaiani. Sono al verde. Niente, sono sempre. Dov'è che è? Tesoro? È qua all'ospedale con me. Dove sei? Aspetti, tesoro, nel reparto di animazione. Scusate. No, siamo fuori l'ospedale, siamo appena arrivati. Andiamo. C'è il Fight Club, possiamo andare ad assistere, mi dice. No, andiamo ad assistere a questi giochi da falliti. Oh, Carlo, entra. Salve Giordano, no, eccomi qua. Ti presento Mario, Carlo. Ciao, salve, piacere Mario. Oh, salve Mario, piacere. Avvocato Carlozzi. Ma avvocato di cosa? Scusa. Avvocato, di chi va in galera? Ma le cause perse o case vinte? No, sempre cause vinte. Però non ho ancora fatto una causa. E prima di andare al Fight Club. La causa del pollaio. Andiamo, veloci, non possiamo partecipare. 50.000 si vincono, andiamo. 50.000. Ma io non ho mai fatto a botte, ragazzi. Carlo, sì, ma devi picchiare. Ti pare che ci mettiamo a fare a botte per 50.000? Ma io fosse, guardi. Io sono una persona che tende sempre a uscire dalla propria zona di comfort. Per cui quasi forse la prendo come una scazzottata come vecchi tempi, Carlo. Non so se ti. No, ragazzi, però io sono fortissimo, eh. Ma lei come si chiama? Mi chiamo Mario Capayang. Mario Capayang. Sì. Vabbè. Mario, mi sa. Mario. Però faccio il. Come si dice? Il Mario, dobbiamo trovarti un nome. Io sono lo stilista. Lui è il procrastinatore. Tu sei. L'assassino. Ah, ok. Io direi più Mario prendi e fuggi. Guarda sto grande stronzo. Guarda. Mi scusi, signor Carlo, signor stilista, non volevo no, essere No, Mario, capone. Ma lei ha ragione. Se voi potete chiamare Capone. Ma scusi, caro? Che cosa? Era la Lamborghini in fiamme che mi inseguiva. Lamborghini. Va bene, dai. Lamborghini in fiamme? Sì. Ma lei. Sì, non me ne frega un cazzo, mi ha rotto la macchina. E questo è il Fight Club? E mo chi paga la macchina? Lei mi deve pagare la macchina, lo sa. Ma questa è bello. Sì, Mario. Bello. Ma dove va questo scemo? No, vabbè, mo si. Andiamo al Fight Club, dai, non prendiamo. No, quando c'è da riscuotere. Senti, dammi un 2000 e facciamo senti, amici, ma dai. Una bella riparazione. Una riparazione. Grazie. Cioè, questo mio amico stilista che ho appena conosciuto. Grazie. Vorrei fare figura di me. La macchina è nuova, figa, me la ricordo. Ale, com'è nuova? Io sono onorato, guarda. Grazie. Onorato. Grazie mille, la ringrazio. Mario! Ciao bello. Domani ci vedremo a Costa al Galaxy, eh? Ok. Tanto lavori là, no? Sì. Perfetto, ciao. Ciao bello. Mario, ma licenziati, ma vieni a fare un lavoro con noi, figa. E che lavoro vuoi fare? Io faccio un po' di tutto, vai giù. O gioco, già subito. Ma è sta struzzata o Fight Club? Andiamo. E poi Fight Club? Club? Oddio. Ah, sì, è qua. Ma qua proprio sul marciapiede, da una poverata ho dentro. No, l'ha detto. Mi puoi fare una foto per mandare ai miei nipoti? Vado, aspetti, la metto su Twitter, Dica un nuovo sfidante per il Fight Club in città. Aspetta. Lasci stare. Sono appena arrivato in città. Ecco, questa è la mia posa. E sigo. Sto facendo le mie cose, le mie cose. Noi siamo degli stilisti, dobbiamo camminare vicino. Modo umile. Non facciamo notare che abbiamo i milioni in banca. Cammina in modo umile, mi raccomando. Buonasera. Insieme abbiamo fatto. Si ricorda di me, signor Funzio? Signor Carlo, va giù, andiamo dentro a picchiare persone. Senti, andiamo. A me farebbe piacere fare una scazzottata a me. Ma comunque le presento mio cugino. Funzio, vieni qua, le presento un ragazzo conosciuto. Grazie, Lib. Sta parlando. Grazie per il suo. Eccomi. Non siamo scusati. Grazie, Lib. Grazie per l'8000 sabato, ragazzi. Gentilissimi. Gentilissimi. Eccomi. Mi date il tempo per il medico. Compro le 8000 sabato. Esatto. Non ho capito, signore, un attimo. Mi date il tempo che arriva, poi vi faccio vedere. Tutti voi. Eccomi, sono pronto. Chi è che devo combattere? Venga, se deve combattere. Ho fatto io. Grazie. Tengo a me. Che succede? Troppo tardi. Venga, caro, venga con me.
Mario, io Diego, il pugile da giovane. Palan. Se qua entravo io, buonasera, ragazzi, vi ricordo che se avete Amazon Prime potete aiutare buonasera, ma c'è un sacco di gente che vuole scrivere. Siamo già a seconda match, capito? Non si farà anche altri giorni. Va bene, allora una piccola lista illegale con chi può venire. Vai, ripetete. Bene, dentro, dentro ring, per favore, non fuori. Ok. Signore, lei ha dei pantaloni fantastici. Eccomi, chi è che vuole sfidare l'unico e inimitabile Pigatol? Scrunch, scrunch. Sono qua, il lottatore mascherato. Oh, Carlo, guarda chi ti ho portato, il c'è il Brambilla, c'è figo, guarda qua. Buonasera, bello Brambi, come buonasera, buonasera, sono la classe, la classe degli stilisti saluta dall'alto, può fare molto sfarzoso. Assolutamente, come, la, come andiamo qui? Tutto a posto, sono pronto per combattere. Le maschere via, ragazzi. Caro. Ah, ma sono tipo dei Mysterio. Non ti andrò a negare, Brambilla. Dove cazzo è tuo fratello, quello che è incoglionito? Scusa. Guardi, io ho lasciato qui che stava combattendo. Ah, so che ha preso le botte. Sì. Poi è andato a fare un giro. Ma tuo fratello ti pare che tu vincere? Chi è che mi vuole sfidare qua? Guardi, io lo sapevo tardi, che avrebbe preso. No, ma una sfida uno contro uno senza soldi. Chi è che mi vuole sfidare? Nessuno? Facciamo uno contro uno. È troppo tardi. Facciamo tre. Facciamo uno contro uno, tre di noi. No, no, tra di noi. Uno contro uno. Tra di voi. Uno contro uno. Io vai, Giordano, via la maglietta. Uno contro uno contro uno. Ragazzi, evitiamo gentilmente. Ci vediamo di fare combattimenti al di fuori di quello che c'è già. Ma se però non ci minaccia questo vedete. Touch. Ma è illegale. È un combattimento legale. In qualità di avvocato c'ho anche la parte del sì, però non minaccia. Io sono avvocato anch'io. Carissimo, non sto minacciando. Ci cambiamo le parole, però, eh. Guardi, mi scusi, io sono uno stilista. Non mi metta le mani addosso, mi rovina il mio pantalone di calcio. L'ho percato. Giordano Stai. Cazzo, ma è un cafone. O stilista di Stugaz. Scemo! Oddio! Oh, oddio! Cafone! Va bene. Bobby, prosegui chiamando le guardie. Chiude le porte. Chiamate guardie, chiamate guardie. No. Guardie. Chi? Grazie, Alex. Sì, no, ma metto una funanga. Mario, no, dove cazzo scappi, fratello? Mario, scappa. Mario, entra. Mario, ti dobbiamo scappare perché stanno nei guardi. Mario, entra. Aspetta, c'è anche il mio amico Antonio, volevo farlo. Occhio, sai Antonio, occhio! Tony lo svelto, entra. No, lui è tale qua, sai Pietro stava stando, ricordo. No, però, non ci facciamo caso, fui. Dai, però mi fa... Vai. Via. No, gira, hangout. Quella... Aspetta, facciamo una. Aspetta, signor Carlo. Allora, guarda, senti il mio amico Antonio. Guarda, Antonio, vai. Mi siete stato lui, chiaramente, è a rabbia mia. Ma siamo tornata e siamo assai più fuori a te prima. Salve, sì. Salve, non capisco, scusami. Come si chiama? Buonasera, oggi mi chiamo Antonio. Salve, Antonio, salve. Ciao Antonio. Lei è di Milano? È di Milano, sento un accento abbastanza del sì, nord. Sì, io sono di Milano, sono Giordano lo stilista. Niente, ma fa freddo a Milano. Ma siamo in America, figa, non so come cosa dirti, guarda. Lo so, ma tu senti parente tu a Milano, scusa. Sì, io ho la mia città, sono lo stilista. No, si sta bene a Milano, clima molto mite. Non ci capita. Andiamo al club, eh? Al club, al night club. Ma detti, ma racconti di bello, malattia. E niente, guarda sto ma che mi tagli la strada, tossico? Che mi tagli la strada, tossico? Oh. Che devi fare qua, eh? Che sì, devi fare? Che devi fare? Di pagare i danni all'auto, oh, ma non ti ho preso. Mi hanno scelto. Non ti ho preso. Ti lascio le gomme a terra, te le buco. Ragazzi, ho messo soldi. No. Prima che ti buco le ruote, scena. Aspetta. Io penso che i compagni mi sono stati abbastanza chiara. Tu che dici? Capito bella? Lo sai che facciamo? Ci abbiamo pure un camano. Ciao! Vai! Manca Pietro! Pietro! Ma vengono con la macchina loro! Aspetta un cazzo, vedete i cazzotti! Oh! Sali Pietro, sali! Maccia, ma dove scopo di quando lascia da su a me? Siamo fottuti l'auto. Avvocato, è legit questa cosa? Sì, occhio non vede, cuore non vuole. Questa è la mia filosofia. Ecco. Non puoi
facciamo bucare le ruote. Sì, bucaci le ruote, stilista. Oh! Fatto bene. Vediamo se ci sta qualche ragazza qui dentro. Entriamo, entriamo. Ecco, mi stavo bevendo. Oh! Ho sentito un rumore. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Prego, grazie. Grazie. Siamo entrati nel locale. Eritre? Possiamo riservare un tavolino? Salve, salve. Certamente, è comodo lì. Un tavolino per 20, per cortesia. Grazie, Shaman. 20? Sì, sì. Prego. Abbiamo questo divanetto che... Ah, bello. Avete delle ragazze che possiamo chiamare anche a pagamento per intrattenerci? Chiamiamo tutte le ragazze del locale. Credo sia un problema per un attimo. Dove sta lo stilista? Ragazzi, l'hai perso lo stilista. Lo stilista, quello lì è un ricoglionito, cerca sempre... Ah, va bene, guardi, quella colizzato pista è lì a bere. Ah, ecco, allora dai il vizietto. Che è il vizietto? Ma lei mi vuole fare una piccola... Le faccio una piccola... Uno piccolo show? Vai, vai, fammi vedere. Ti faccio vedere. Inizia lo show. Mi stupisca, signor Carlo. Bellissima domanda su Kanaka. Aspetta, il signor Carlo sta facendo lo spettacolo per noi, Ma bello sta Maci, lo so. Inizia lo show solo per maci e uomini duri. Siete pronti? Ho sinistra, perché andiamo per sul fatto scenico e balliamo. Busso nel vostro cuore, busso nel vostro cuore, busso nel vostro cuore per provarvi a far uscire l'amore, l'amore bello, che bello, do, bello, l'amore bello, che do, e tengo ubietto, l'amore voglio, l'amore, oddio, voglio l'amore che do, sì, no. Signor Carlo, che è un serpente? Ho detto io Carlo. L'amore che ho, bello, bello, mi piace assai, è bello, quanti mangio. Venga qua per la mancia, la mancia. Dateci le mance. Bello, sì. Va bene ragazzi, sto club fa cagare, usciamo? Sì, andiamo via. Ma no, ma si va andare così bella. Ma siamo solo uomini, ma che fai? Andiamo nel mio club, sono tutte signorine, tutte signorine. Si vivo. Tutti i giorni per potermi andare via. Tutti i giorni mangio pasta con... Sono un agente immobiliare. Ah, mi ricordo di lei. Ho cambiato pigino, raga. Questo qua è il malessere. È proprio quello che io portavo già da tempo. Il corvo è stato sostituto. Poi mi disso. Andiamo... Andiamo alla polizia, che ho da fare le mie azioni da avvocato. Guarda tu, mamma, la macchina. Andiamo alla polizia, devo fare le mie azioni da avvocato. Prego. Faccio guidare gentilmente la mia stilista mobile. Manca il nostro amico. Io, ma chi sta? Veramente una bella macchina. So. Ah, ma lei. Questa è la macchina mia. Alla polizia. Oh, la polizia. Come la polizia? Come la polizia? Devo andare a risolvere un caso. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, bravo, signor Carlo. Dica che sono anch'io avvocato. Cosa? Lei si deve licenziare, Mario. So. Io? Un attimo, solo che c'era il tossico. Il tossico, quello lì. Gli abbiamo sciolato la mano. Andiamo a prenderlo come uno scemo. Cosa fa? No, ma lascialo stare. Oh, scema. Lui è Angelo. Angelo! Fatela a piedi, scemo. Tieni. Fatela a piedi, rincoglionito. Tieni. Super il culo. Oh, monnezza. Oi. Ma come si cosa fanno? Ma come si fa? Grande corno tu. Grande corno. Ma che me? Grande corno. Pesso di me. Scornacciare di corno. Di chi ne corno, di. Facciamo un secco. Oddio, oddio. Ma ci capite che hit, ma ci capite che matrimonio Pascal ti chiamo, dici? Sì! Ma gli fuda, vuoi si fuda? Scappa, scappa! Scappa, calo, calo! Sembra una baby gang! Oh.
Allora, io ragazzi, alla polizia, non all'ospedale. Scusate. Ma facciamo una polizia, dobbiamo andare. Figa. Ah, una polizia. Sì. Stavo e perché siamo fondo uscito? Che ne so? E chi è lo stilista che non capisce? Ragazzi, mi sono fatto una raia, ma pronto Sunzio. Cosa ha fatto, no? Grazie per la raia di Bam. Magari lascia stava che è falluto. Gentilissimo, che perché già stanno già in semifinale, non può partecipare più. E sono un attimo la polizia. È perché sta l'avvocato a presso a me con me. Lasciatemi, fatemi entrare sulla me. Fatemi entrare, fatemi entrare. No, niente, stiamo accompagnando. Oh, Nabila! Buonasera! Porca puttana! Me la devi mandare in privato? Nabila! Come stai? La moto! Tutto a posto, Nabila! Che è successo? Oh, ma sono qui! Dov'è il mio equipaggio? No, 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 adesso io prendo il mio equipaggio! Signore, venga qui! Ma, agente, ha visto questo uomo? Ma solo che ha rubato l'auto a mio amico! Cosa è successo, Nabila? Ha rubato l'auto a un amico! La Betty? No, la Betty qui sana e salva! Allora ragazzi, un attimo che devo entrare in polizia. Mi aspettate la macchina, scemo. Aspettatemi, aspettatemi. La macchina, scemo. Ma che aspettatemi? Mi avete rubato il cavaccio. E io sono un avvocato, non posso rubare niente. Io faccio parte delle dove forze dell'ordine. Messo? Ditemi dove l'avete messo che vado a riprendere. Allora venga a scuola di denuncia con me. L'aiuto, venga qua. Ma che... Venga, non si. Io lavoro da avvocato veramente, non si deve fidare. Omietol, pseudonimo di Andrea Calamaro Bridgestone Hakimi Saturni, Fabrizio 4 Livorno. 32 gennaio 1993. È uno streamer italo-iraniano, noto principalmente per le sue reactions. È anche noto con i soprannomi di giullare, pagliaccio. Salve! Grande Detroit. La polizia. Salve. Buonasera. Salve Carlo. Sono avvocato. Mi potete chiamare avvocato qua. Ma se ci siamo chiamati per anni Carlo e Brambilla. Sì, ma qua sono davanti alla legge. Mi potete chiamare avvocato. Guarda che io supremo. Avvocato serve uno sticker. Deve fare una laurea e conseguire dei corsi. E allora non è che ha le patatine. Aspetti, chiamo un attimo. Pronto? Un attimo solo che devo parlare con la gente. Io. Sono un attimo alla polizia. Pronto? Carlo, dove cazzo sei? Siamo ricercati, devi andare via da lì, abbiamo ciulato una macchina, scemo. C'è Carlo, vieni qua Carlo, ci vedi? Siamo dinanzi a te. Ah sì, arrivo. Pronto, siamo cercati. Sì, ditemi tutto ragazzi. Carlo, non ti andrò a negare che siamo ricercati perché abbiamo ciulato un veicolo. E io sto facendo da avvocato al ragazzo. Ma chi avvocato che hai la terza media, Carlo? Ma scusami. E, ok, allora, non date dell'occhio, aspettatevi un attimo qua, faccio una piccola cosa fiscale e arrivo. Va benissimo, noi andiamo a farci un giro. Sì, però Carlo, andiamo a vedere un po' la situazione in giro. Aspetta. Dimmi. Sì. Sto vedendo un attimo un poliziotto e vi dico... Cosa uno consigli, sai in una macchina e fui dentro con noi. Ma sei l'avvocato lui? Ma appunto perché è l'avvocato? Sono avvocato. Ma ci può difendere, fai, fallo, andate, vada Carlo, vada. Devo un attimo capire con la polizia, un secondo, mi diate un secondo. Vadi, non si va. Prego. Opla.
Avvocato, avvocato Giascallo. Fa incidenti, è un po' più capelli, tu lo sai. Grazie. Senti, senta, ufficiale, per caso c'è bisogno di un avvocato? Io no, sono ancora incensurato. Prima. No, non lei, c'è per caso bisogno qua, vedo un po' di malasma. Sì, un ragazzo ha fatto un incidente, vuole fare un CID là. Ah. Si chiama Mario, vada là, si chiama Mario, cercava un avvocato. Figa questo. Poliziotto, stilista, andiamo, andiamo. Mario? Ti faccio saltare il cervello, pezzo di merda. No, sale, sinistra, 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 sinistra. Ha visto, guardi, polizia. Non è successo niente, non è successo niente. Non è successo niente. Ma abbiamo creduto, ma abbiamo creduto. Non c'è da scappare. Stasera, stasera. Non posso entrare, oddio. Carlo, Carlo, mena sto tizio, Carlo, mena un attimo quel tizio lì. Vai, vai, vai vicino alla polizia, ti apro il culo. Non posso entrare. Siamo quattro. Se pia 60.000 di multe mi sembra 120.000. Avete bisogno di un avvocato, agenti? Meniamo questo qui. Sì, perché lei è un avvocato? Oh, sì. Scusami. Come si chiama? Oh, avvocato Carlo. Carlo, entra, Carlo. Come? Oh, quello sta menando tutto. Avvocato Carlo. Avvocato Carlo? No, ragazzi, avvocato Carlo, guardi, guardi cosa fa questo con le scarpe rosa. Avvocato, però io ho visto avvocati vestiti di giacca e cravatta, Mario, scarponi, Mario, pantaloni. Ha dove vestiti di giacca e cravatta, lei dice? Non la vedo, avvocati. Lei è un avvocato speciale, immagino. Vede la tranquillità. Cioè, qua bella questa macchina. Soffitto. Sì, avvocato speciale Carlo. Ma lei è la poliziotto, c'è la divisa. La regali. No, no. Ah, e pure questa è finta? Vuoi provare? No, grazie. Allora ragazzi, sono anche Harry Potter. Vorrei venire con voi e con la mia videocamera ad assistere a delle scene quando venite chiamati. Sì, però, signore... Lo vuole questo, questa bella arma da fuoco? No, 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 no. Ma grazie, la do. Sì, va bene. A voi la grazie. Ci vado a caccia se vuole. Caccia di cosa? A caccia di in campagna. Ah, quindi lei uccide gli animali? Sì. Sì, sì. Ha una licenza da caccia? No, non ce l'ho, ma non li ho mai ucciso. Ho detto, se lei me la vuole dare, io prendo la licenza e vado a caccia. Io sono un avvocato, so. Ma un'informazione, agente. Sì. Ma la gente non è un informatore del traffico. Se ne vale, non rompi i coglioni alla gente. Il tuo lavoro. Grazie, Beato. Agente? Volevo fare poliziotto. Dica. Può venire un attimo qua? Scusi, ma che vuole? Dica, mi dica. La gente è guardi qua. Spostiamoci da mezzo alla strada, che sennò passano i pazzi che ci buttano sotto. Mi dica, mi dica. Avvocato Carlo. E voi cognome? Agente, avevo una piccola richiesta per voi, dato che oltre che avvocato sono anche uno scoopman. Uno? Uno scoopman. Cioè? Un uomo che fa gli scoop. Volevo chiedere per Netflix un documentario quando entravate in azione, se fosse possibile. Non credo sia possibile. Mi metto in sedile posteriore. Carlo, attenzione. Io Carlo, mi scusi, ma Harry, di la verità. Sto parlando col poliziotto. Carlo, cosa sta facendo? Io voglio solo il mio camaccio. Chi è stato? Indicami. Signore, ma mi può sparare a quello che rompe i coglioni? Ha un problema con i muscoli. Oh, mi scusi, non l'ho fatto apposta, mi scusi. Signore, che facciamo qui? Ha un problema con i muscoli. Ho capito, si allontani allora. Togliti, la macchina. Togliti, toglietevi. Oh, oh, scusi, scusi. Vabbè. Ecco, ok, risolto di questo. Carlo, entra. Andiamo via. Scusatemi, io devo anche fare le mie professioni d'avvocato. Sì, guarda, non è che posso fare solo le malavitate rosse, io devo gestire tutti. Ho capito che te sei mai tutte le classi sociali, non è che posso fare il bandito come lo fate voi di serie B. Io sono un vero boss. Il boss entra anche negli ambienti più agiati, non è che sta solo a fare le malachelle. Scusate, Mario, salvo una sta banda. Quando? Radio. Attenzione, 25-25. Non è possibile. Sì, sì, è possibile. Puta. Ah, no, non è possibile. Ah, non è possibile. Facciamo 69, 25, 69. 25, no. No, no, facciamo
777. No, levo mano. Facciamo 789. Bene. A posto, a posto. Check, c'è prova. Qualcuno in questa radio? C'è qualcuno? A capoccia? Chi ci ascolta? Sentite, ragazzi, fatemi chiedere per fare l'avvocato un secondo seriamente. Vai. Tu, come secondo sei, come sei, qual è il muscoletto parato? Ma non è per l'auto, è per una questione più importante. Agente? No, no. Mi scusi, fratelli Brambilla, vi rappresenterò io. Agente? Avvocato? Mi può lasciare, mi può lasciare il suo numero, che così quando c'è... Ma che numero? Ma che ti devo dare il mio numero? Come funziona l'avvocato, mi scusi? Io non ho ancora fatto una causa. Ma lei... Io ho la licenza, ho la licenza. Ho la licenza per essere avvocato. Sì, ho la licenza, ma non ho mai fatto una causa ancora. Okay, però mi mostri, un documento che io controllo se lei ha la licenza. Ok, mi dica. Ma lei era quello che leccava i pavimenti. Ma io lei ce l'ha il documento. Sì, certo. No, era lei che leccava i muscoli F5. Posso andare nel suo ufficio per curiosità, che qua c'è un po' di casino. L'ho vista davanti. Andiamo per un notare. L'ho visto davanti al meccanico che leccava un pavimento. Allora. Muscolo F5. Eccomi. Documenti. Sì. Mostra carta d'identità. Ecco qua. Ma io sono figlio. Carlo Gamer 89. Sì, cioè, rimostramo che mi è scomparso. Cosa? Rimostramo che mi è scomparso. Dove andare? Io sparo, eh. Carlo Gamer 89. Controllo un attimo nell'albo avvocati. Sì. Nell'albo avvocati è un Carlo Ghime. Ma ci deve essere un errore. Io ho fatto il corso. Ho fatto il dove corso. Preso, dove ha preso questo? Corso di giurisprudenza ho fatto. Laureato alla Bocconi. Ma lei non è mai venuto a fare il documento qua. Dove l'ha preso questo documento? Alla Bocconi. Mi hanno portato in spiaggia. Mi hanno fatto un corso. Io gli ho dato 50.000. Erano dei ragazzi in giacca e cravatta in spiaggia. E mi hanno detto: lei ora è avvocato. Alla spiaggia alla Bocconi. Non sa che c'è la Bocconi? No, vicino al porto. E dov'è la Bocconi? Al 133. Ok, è un'università? Sì, giurisprudenza. Per fare l'avvocato deve fare giurisprudenza. Ah, e quanti anni ha studiato? 8. 8 anni, minchia. Così tanti perché ha la laurea. Sì, laurea lunga. Poi c'è l'abilitazione, c'è da iscriversi all'albo, c'è da fare il tema, fanno tutte queste cose. Non si prendeva 2 anni una volta? Ma no, no. Più sure. E guardi. Vabbè, purtroppo lei non è... mi hanno truffato! Forse non è un avvocato. Mi hanno truffato! Mi sa proprio di sì. Come faccio a diventare avvocato allora? Io so già tutto, io ho già fatto delle cause. Dove l'ha fatto questa causa? In Albania. In Albania? Vabbè, appena finisce le parliamo. Che tipo di causa ha gestito? Mi dica. Cause, ragazzi, albanesi, traffico di sigarette nel mare Adriatico, tante cose. E ha vinto la causa. Sempre vinto, mai perso. Meno male, mi fa piacere. Allora, quindi lei è un avvocato modello. Esatto, vorrei parlare per l'abilitazione e con chi di dovere. Grazie mamma Cri. A Durazzo, ho fatto le cause a Durazzo. A Durazzo, sa, il mare bellissimo, Durazzo. Forza Durazzo, dicevo sempre al giudice. Il giudice mi rispondeva a scettare la causa. Il procuratore. Cosa? Ci vestiamo amici. Mi sa che deve parlare con il procuratore. Lo so, io ero sostituto procuratore a Durazzo. Come si chiama il procuratore? Procuratore Mastro Antonio? Ok, a 30 secondi per mettersi i pantaloni prima. Come si chiama? Non lo so, io questa città non ho ancora fatto una... Allora, prenda appuntamento col procuratore. E dov'è il procuratore? Il demone non può farlo. Dov'è il procuratore? Allora, se volete mi sa che non c'è questo. Per andare a divertire. Ve lo do subito. E come fa la povera gente qua che è imprigionata dalla giustizia a non potersi difendere? Sì, 1-1. Cioè, meglio io che non difeso da nessuno, sbaglio? Signori, noi accettiamo solo avvocati verificati. Lei mi sta discriminando? Assolutamente no, signore, ma lei non è presente sull'albo avvocati, quindi per me lei non è nemmeno un avvocato. Posso parlare con il suo superiore? Non c'è bisogno a me. Ecco. Ado... Intanto già stava nudo, no? All'interno del centro di polizia.
Allora io intanto mi scuso, non stavo nudo, ma lei ha delle licenziazioni, spesso fuma le canne, non è. Posso parlare con il capo della polizia? Secondo lei, scusi, il capo della polizia vorrebbe parlare con lei. Ti fai il capo della polizia? Allora, mi presento, sono avvocato Carlo Gamer 89. Mi potete chiamare avvocato Gamer 89. Signore, a me serve un avvocato, devo controllare lo stato della mia finita penale. Le serve un avvocato, signore, per il stato della sua finita penale. Esatto, no, davvero si chiama così, ma mostra il documento. Mi serve l'avvocato. Aspetta un attimo. Vabbè, eccomi, eccomi, Carlo Gamer 89 al suo servizio. Signore, può venire un attimo, sì. Non sento nulla. Non è nella... Ma non lei, imbecille. Dimitri, gli fai sti documenti, porca merda. Cazzi, la gente non mi caga. Vieni con scusi, me. Scusi, signor vieni. Avvocato, ma lei avvocato. Gli fa i documenti per caso? Arrivo, aspetti. Adò, sei qua, ci sei qua, avvocato. Io ho una pistola. Documenti. Eccomi. Salve, mi presento. Caro sì, no, avvocato no, Game. Sì, aspetti qua sotto l'orologio un attimo. Ma scambi due cacchi. Cioè, è nato il 20/12/2020, lei. Come cazzo l'ha fatta la fedina pena? Come cazzo l'ha fatto il documento? Nato nel... No, nato nel 1920. No, mi scusi. Nato nel 90. Sì, sicuro. Buonasera. Ciao, con... 2,10 metri alto. Eccomi qua, sì. A quanto c'era l'uccello? Di 82 centimetri pure? No. Allora, io dicevo al suo collega, io ho lavorato molto a Durazzo in Albania, mi sono laureato alla Bocconi dopo 8 anni in giurisprudenza. Mm-hmm. Poi? Poi ho fatto il sostituto procuratore a Durazzo e ho gestito molte cause di contrabbando e di piccoli crimini, per cui io mi reputo l'angelo dei piccoli... Diciamo dei piccoli uomini che fanno magari qualche errore nella vita per cercare di procurare il cibo a casa delle proprie famiglie. Quindi eccomi, sono qua. Io sono l'angelo degli ultimi. E volevo provare a fare l'avvocato quando ero in città, sa com'è. Magari non c'è mai l'avvocato delle grandi occasioni, eccomi qua. Sono io l'avvocato per gli ultimi. 8 anni alla Bocconi, poi 4 anni passato come sostituto procuratore a Durazzo, ho rifiutato di lavorare per l'antimafia perché mi trovavo molto bene in Albania con i miei amici shqiptari e niente, poi sono venuto qua in città per motivi lavorativi. Ah, ma per caso ho mangiato pasta col nero di seppia? Sì, signorina, perché? Vuole un fazzoletto? No, mi godo l'odore del mare sulle mie labbra. Ah, però se rimane un pochino la puzza diventa un pochino più, come dire, pungente. Io lo chiamo profumo. Come vuole lei, signore? Posso come vuole lei, agente? Vada, collega, non si preoccupi, gli do il permesso io. Con chi... mi ha detto il suo collega che non c'è il procuratore, vorrei poter parlare, anche perché qua se qualcuno viene per caso preso a fare... No, ma io non ho... Allora, mi spieghi, lei come mai si trova qui in questo momento? Cosa sta aspettando? Io sono un avvocato, ho l'abilitazione in un altro stato, vorrei poter fare l'abilitazione anche qui, solamente che non c'è il procuratore, vorrei fare il sostituto procuratore, insomma, per i ragazzi che si recano del cibo. Allora io le consiglio comunque sia di passare un altro giorno, perché effettivamente, probabilmente, visto l'orario, il procuratore sarà nel tormento. Ehi, ma il problema è che io lavoro solo a quest'ora e non lo beccherò mai il procuratore. E come posso aiutarle al riguardo? Ma un piccolo foglio rosa. Mi perdoni, piccolo foglio rosa per l'avvocatura. Foglio rosa per la? Per l'avvocatura. Ma se deve rilasciarle il documento il procuratore, no? Ma come facciamo a rilasciare questo documento a lei? Non abbiamo la possibilità. Oddio santo. Fatto male? No. Meno male. Si appoggia al muro. Così sta pure più comodo. Oh, scusatemi, ho un mancamento. Perché la giurisprudenza è la mia passione.
Scusi, la giurisprudenza è la sua passione, però vuole fare procuratore. Esatto. Interessante. Lei vuole tarpare le ali a un angelo di questa città? Assolutamente no. Si figuri. Quindi come rimaniamo? Io comunque posso presenziare per gli ultimi degli ultimi, oppure saranno processati i poverini senza nessuno che li possa difendere? Se lei non è abilitato in questa città a essere avvocato, e soprattutto anche se vuol fare il procuratore, non potrà mai trovare un procuratore perché l'orario è quel che è, mi dispiace, io gli consiglio di fare un altro tipo di lavoro. Lei mi sta dicendo che io cercavo un lavoro legale e lei mi sta mattando per strada. Ma mi perdoni, ma perché gli altri lavori che sono lavori illegali, mi perdoni? Noi stiamo lavorando in modo illegale, mi perdoni. Non so fare altro. Cioè, più che altro è illegale... Avvocato, no, io voglio fare l'avvocato, attenzione, non il procuratore. Ok. Ma mi sa che ha capito male. Ma può essere, c'è una certa, sa... Procuratore è il mio grande amico, però non vorrei mai fare il vice procuratore. Ho sempre detto vorrei fare l'avvocato. È stata una serata lunga oggi, ve lo dico. Ma sei tu, ma ciao! È stata una serata lunga. Ho voglia di sparare. Allora facciamo così, dato che io ho avuto una chiamata da un collega. Oh, che cazzo. Sì. La lascio con il mio collega qui con i capelli rossi. Dimmi, no, mi stanno chiamando. Oh, devo andare. Pronto? A pulire il mitra, arrivederci. Sì, l'aiuto. Un attimo. Senta, deve passare quando c'è il procuratore, ok? Signor Carlo. Signor Gamer, mi chiami signor Gamer. Signor Gamer, deve passare quando c'è il procuratore, quindi possibilmente nel primo pomeriggio. Ok. O alle 19. Alle 19 ci sarà il procuratore. Sì, o alle 19 nel primo pomeriggio. O tarda notte, però tarda notte solamente il lunedì, il mercoledì e il sabato. Sta prendendo nota? Sto prendendo nota. Perfetto. Mi raccomando, si ricordi anche di pulirsi un po' le labbra, così evitiamo che il procuratore pensi male, no? Ognuno è libero di pensare quello che gli pare. Ma se le devo offrire il lavoro, capisce come funziona la vita. La vita mi dà i pesci e io li raccolgo. Occhio a non prenderne tanti poi, perché poi, sa, potrebbe stare male. Lei vuole stare male? Non credo si può essere male. Ok, l'accompagno fuori, venga. Va bene, grazie. C'è un'emergenza che ho mandato, venga. Sì. Venga, signor Gamer, venga. Buona serata e buona fortuna, Mi raccomando. Va bene, si ricordi, se c'è qualcuno in difficoltà, chiamiamoli. Io sono qua. La convoco subito. Mi dice il suo numero, carissimo. No, al massimo può convocare, verrà convocato in centrale, non do il numero. Sto qua. Posso vedere devo andare, no, devo andare, c'è una rapina in atto. Forse verrà convocato, Va bene. Ok, buona allora, serata. La ringrazio. Mica. Buona serata. Arrivederla. Oh, ma che è sto bordello? L'avvocato, come cazzo è vestito? Avvocato, ma gli è passato un toserba in testa per caso? Sì? Ah sì, vuole una mano per bussare? Sì, grazie. Dimitri, aiutiamolo. Guardate, guardate come cazzo si fa. Signori, cosa c'è? Non risponde nessuno. Cosa c'è? Avete bisogno? No, gente, più ho bisogno che ci... No, non ho bisogno di niente. Prendo firma per parlare col procuratore. Eccomi qua. Non c'è il problema. Voi non sapete proprio come si lavora in questa città. Io sono il paladino degli angeli. Quando c'è qualcuno ultimo degli ultimi, potete chiamare me. Uomo onesto e di grande classe.
8 anni a Bocconi, 4 a Durazzo. Arrivederci, sono molto arrabbiato con la polizia di questo paese. Arrivederci, mi andrò furlando. Ma scusa, approfitta. Se io non ce l'ho. Avete bisogno di un avvocato? Io sì. No, no, grazie. Ah sì, io non c'ho di nome. Lui non c'ha di nomi, io devo verificare lo stato della mia fedina penale. No, non me ne frega di queste cause, sono troppo noiose. Carlo Gamer 89. Lei è matto. Confermato. Ma che avvocato è lei? Ma così non si può meritare l'albo dei avvocati. Via via. No, non riesco a chiamarli, non riesco a chiamarli gli altri, non so perché. Mi scuso? Sì. Mi può far fare una chiamata? Una chiamata, chi deve chiamare? Mi chiami questo numero, per favore? Sì. Prego. Aspetti. Ah no, ho cambiato il piano tariffario, niente, vabbè, non posso neanche vedere il numero. Sì, può, mi creda, devi andare nella rubrica, non nelle... Oh, ma che cazzo. Non nel telefono, non nella cornetta. Ma che c'è da qua, Parker? Lo vedete pure voi. Ok, 555. Aspetti. 25802. Sì. Jordi, dica Jordi, dove siete? Sono un amico di Carlo. Salve, sono un amico di Carlo. Lei è Jordi? Jordi ha detto. Jordi è lei. È lei Jordi? Sì, vado. Dov'è che Carlo la sta cercando? Gara centrale, va bene. Digli che arrivo. Arrivo su Motard. Sono un amico di Carlo, che lui non ha soldi. Sì, grazie. Io. Arrivo su Motard. Mi senti, Jordi? Ok, arrivederci, grazie. Arrivederci. Forse non è. Si è rimasta ferma in troppa strada. Ma siamo tornata, ci dobbiamo tutto quello che è nostro. Esatto. Ma io prima non vorremmo che non basta la polizia, se no ci va a citare sta tutto quanto. No, si preoccupa. Ecco la bestia, sempre distrutta, Ma quale è distrutta? È distrutta, è come nuova. Ma sì, ma guarda di qua, il cofano. Guarda ma non li paratamo, mannaggia qui il polizia. Sentite, io mi devo fare. Sì. Devo fare i vestiti da avvocato. Stilista? Bella. Io mi dovrei fare i vestiti da avvocato, stilista. Ma io non me ne frega un cazzo, dobbiamo andare a fare un prelievo in banca, cara. Ah, andiamo. Andiamo. Ah, salve no, Mario, eccoci. Mario, dobbiamo andare in casa. E fratelli, aspetti, signor Bambilla? Ma che vi serve? Dica. E può passare il numero a Giordano? Scusi, signor, il numero a Giordano, Carlo, il mio numero. Sì, Carlo, questo numero faccio. Nostro. Allora, 555. Scusate, scusi, signore? Sì. Puoi scendere dal mio 33 comaccio? Questo è nostro. È nostro? Chiamiamo la polizia? 703. Scendi, per favore. Io sono un poliziotto. Non è vero. Scendi dalla macchina, per favore. Sì. È la nostra, okay. Bellissimo, eh? Perfetto. Vedi come faccio rispettare la legge io? Vieni, bene, fa bene. Grazie, avvocato poliziotto. Allora. Mario? Signor okay, Mario? Allora per quello 25802. Signor Pietro Savastano? Grazie, patron. Mario? Sei tu Mario? Ma chi è Mario? Mario? Senti una cosa, pelato, ma che ti serve un gelato?
No. Ma che è questo di borgata? Scusa. Non ci serve nulla. E Carlo, non ascoltare certa gente, fidati di me, sono inaffidabili. Ma sì, mi sembra di essere tra i coatti. Sì, infatti viene sicuramente una posizione. Guarda, signor bambina, guarda che il signor Giordano è dotato di molto stile, anche se burbero. Allora, non so, ma magari potrei rivisitare il mio style, perché mi sono un po' stufato, ecco. Sono uno stilista, io Carlo. Stilista, ma vogliamo portare un piccolo turista, tra virgolette, al prelievo, tra virgolette? Mi ha capito, Giordano? Oh, no, signor Brambilla! Stilista? Non la sento, mi sentite? Prova. Siamo in testa, seguitelo. Avete le pistole? Sì, abbiamo le pistole. Bene, no. Solo la dignità, però va bene, vai. Ragazzi, io non vi consiglierei di sparare da qui. Seguiamolo. Gigo, perché non hai pensato la Betty? Ma quanto è veloce la Betty, signor Brambilla? Ma quando la siamo noi non si muove da terra, figa. Vedetelo. Sparate in testa. Non si può. Signor Brambilla, siamo autorizzati a sparare al mezzo? La può certo, sparare, ma non può sparare da movimento, ecco. Qua nel movimento non si può. Se lo stilista vuole fare lo stilista, vuole fare l'artista e trasgredire le regole, è a posto. Aspetta, appostiamoci sopra. Adesso lo torturiamo. Ma è il coattone. Vai, entra e posala, dai. Posala senza dir nulla, poi lo prendiamo in separata. Signor Carlo? Mi dica, va di pippare? Ma vai, dovremmo andare. Pronto radio. Io non conosco. Dobbiamo aspettare la signorina Annabella. Non è rimasto niente. Ma Annabella è un cazzo, dobbiamo andare a fare la rapina. Ma voleva pippare il signor Brambilla, ho detto che dobbiamo aspettare Annabella, io non conosco. Cioè, l'ultima volta che ci ha fatto assaggiare quella roba lì, ormai è siamo finiti su un monte a scampagnare. Esatto, quindi per noi non conosco certi tempi. Ah! Oh! Si è arrabbiato. Vuole morire, eh? Si è arrabbiato proprio. Avete bene, signori? Ma avete delle bende? Avete delle pistole per caso? Aia. Ma chi è che ci ha tamponato? Il quattrone. Guarda lo storto. Ma siete pazzi! Scusate ragazzi, oddio, mi perdo. Carlo! Ma lei ammazzava momenti. Mi raccomando, è la patente. E non telefonare alla guida. Scendete, dai! Se avete i coglioni! Vai, colpisci, Gingo! Fino a quando non esplode! Aia! Scusi? Ma non siamo una grande banda! No, siamo una banda veramente. Signori! Scusi, io non riesco a stare qui. Porca miseria! No, cosa che vengono i coatti! A tappia under culo! Mi hanno insultato! Entrate, lo facciamo volare da voi. Vai, facciamolo volare. No, dai, ragazzi, per favore. Ragazzi, la prossima volta gli spariamo la vista, se li vediamo. Ma porca miseria, ma perché ogni volta deve andare a finire così? Che dobbiamo tirare giù qualcuno? È giusto che sia così, l'onore prima di tutto. Va bene. Ma Mario, ma il signor Mario, Carlo, è molto frettoloso, ci hai fatto caso? Ci ha dato buca, eh. Ma dov'è il signor Mario? Non lo so, vuole fare una rapina in banca, lo dico sinceramente, senza filtri, guarda. In banca? In banca? Sì, sì. Roba seria. Ma lei non ha la radio col signor Mario? No, hanno cambiato, mi sa. Era russo, Giordano? Non mi frega un cazzo, sì. Va bene. Ah, un altro russo, vabbè, intanto siamo abituati. Andrei a ritirare la mia macchina. Aspettiamo qua, Giordano? Ma come vado, scusami? Andare alla gara presso la gara centrale. Ah, di nuovo là, no, stiamo facendo il giro dell'oca, Giordano. Mi scusi. Sei un pessimo travel planner. Io ho un'idea. E va di pippare. Guarda, io. A me sì. Io passo. Cosa? Passo? Una pippata. E dobbiamo pippare. Annabelle ci sta questa sera. No. Non ci sta. Ma le ha presi tutti. Tutte quante, va bene. Prego, fratello, fate ora che c'è un tempo morto, così arrivate carichi. E qui qua,
attenzione ai coatti, eh. Coatti? Carlo, per favore. Prego. Giacomo, sei pronto? Ah, è Giordano. Vi fate in macchina, vedete? Va bene. Allora, fare in auto, vabbè. Ma è... ho paura. Guarda, io sai, le racconto una storia. Chiudi la porta, Brambilla. Non siamo nella Betty che lascia tutto aperto. lo dici come se fosse qualcosa di negativo. Esatto. Betty. Guarda che prende un'aria che... Ostia. Mamma mia. Si vede che sono meritato. Esatto. Senti. Poi hanno sciolato la macchina. Scendi, coglione, scendi. Ah, poi... Ma che succede? Ti hanno sciolato la macchina? Vabbè. Lo Stato è assente alla criminalità selvaggia. Puntare? Sì, vabbè qua. Oh, andiamo, bello. Eccoli, occhio ai coatti, eh. Veramente, vabbè. Io non lo so. Oh, ma basta. Ostia! Sei puntato! Ma come, ma gli si è bloccato il disco a questo? Dice solo ste puttanate. Sì. Oh! Era un ricchione, era un... Oh, mi dissocio, signor Gambilla! Mi dissocio dalle sue affermazioni, signor Gambilla, cosa mi dice? No, mi perdonatemi, mi parlo. Attimo, con la freccia rossa. Ostia! Ma lo fosse la freccia rossa? Sto tornando schiarito. Signor Brambilla, comunque, mi dissocio dal signor Brambilla. Assolutamente. Ha detto deve mangiare il prevolone. Esatto. Sì, esatto. Cosa si è sentito? Mangi la polvere. Ma questo lo si fa secco, ragazzi, se mi girano le balle. Stiamo dicendo, ma non succede mai. Signor Giordano, lei che è un pezzo di merda, faccia il pezzo di merda. Di ah, guarda, io questo se scendo qua lo faccio secco. Ho capito. Sia un po' più pragmatico. Va bene, sarò super dinamico. Ma si può mettere un sottofondo? Mettimi un pino d'aniele al volo, scusa. Ma posso mettere qualcos'altro? Il pino d'aniele esalta il signor Giordano. Va bene. Giacomo, ci pensi te? Nel momento peggiori. Ma sembriamo il pollo e la gallina, signor Giordano. Vai Giordano, adesso prendilo però, sto capone. Quanto però, sento che adesso per avere un infarto vogliamo fermarci un attimo. Vai, scendete e fatelo secco. Io non ho la pistola. Sei puntato. Oh, sta pistola. Ora sei puntato da mano. Scendi adesso dai. Adesso ci prendiamo tutto di quello che ha addosso, fermo. Eh? Ah, vuoi sta buono, stai fermo. Stai fermo, dai. Con più Daniele in sottofondo. Stai buono, signor Brambilla. Bello tutto, scemo. Ah, sì, senza motivo. Bravo, prendi. Bravo, vedi andare. Non puoi andare a parte di credere. Ma come? Hai fatto il quarto. Senza maschera è un po' una sospira, un po' una pazzia. Ma io sono un avvocato e io non ho fatto niente. Io mi trovavo qua per caso. Signori! Ti ho salvato la vita, Brambilla. Scappa da qua, ti ho salvato la vita, Brambilla. La porca di una puttana. Signor Brambilla! Porca di una puttana. Ti ho salvato. Brambilla, lo sai che mi devi dare il culo, Brambilla, lo sai. Io le darei la vita. Ma scusami, vai, signor Brambilla, si carichi dopo il suo primo omicidio. Sono un drago. Ma io ho ucciso nessuno, non mi consente, eh. Sono un drago. No, lei ha assistito a un omicidio, siamo tutti complici. Ma lei è un avvocato. Siamo tutti complici. Carlo, io non ho visto nulla. Sono un drago. Inchinatevi a me, altrimenti vi sputo il fuoco. Ma che fa Damiano? Se le va. Una partita a calcio, spacco qualcosa. No, non fare il vandalo. Te sono un dio, posso fare quello che voglio. L'ha fatto uno. Ma era legale l'avvocato ciò che abbiamo fatto? No, non era legale. E siccome non abbiamo chiamato la polizia, siamo tutti dentro. Porca. Perfetto. Quali articoli abbiamo infranto? Abbiamo infranto omicidio. Ma io non ho fatto nulla. E omissione di cadavere. Questo è grave. Associazione a delinquere, associazione criminale, mafia.
No, no, mafia, un cazzo. 41 bis per noi, eh. 41 bis. Allora, noi ovviamente per salvarci, ovviamente non abbiamo visto niente, non ci conosciamo. Dove l'abbiamo seccato quel merda, scusatemi, vi ricordate dove l'abbiamo seccato? Sotto un ponte. Oddio. Ma guarda come ti ha spaccato tutto. Non ci si crede. La porto io, vado indietro, sono un esperto di orienteering. Non riesco a entrare. Beh, entrate. Occupato, mi sembra così grande. Indietro, indietro. Poi? Sinistra, sinistra. Sinistra. Destra, destra. Dritto, sinistra. Sinistra. Mi c'è, ma dai. Davvero. Ci conviene andare su. Ragazzi, ma non era qua. Non era qui. Sinistra, sinistra. Sinistra. Dritto, qua sotto. Lì è sotto il ponte. Veramente? Non è vero. Oh, se avevo gli occhi ben aperti, potevi stare col suo amico quando? Dove siamo? Scusatemi. Cos'è? Ragazzi, dobbiamo trovare quel rincoglionito dove l'abbiamo cercato. Qualcuno non aveva una GoPro addosso per vedere. Qua. Ce l'avevo io. Ah, sì, l'ha seguito qua. Ok, più avanti. Sì, vai avanti. Più avanti. Ah, era qui, eccolo qua. Un attimo, solo gli devo restituire la carta di credito a sto pezzente, se no va piano. Aspetta, gli piscio addosso. No, ragazzi, io quattro. Come direbbe un grande uomo, posso, io non ci sto dentro. Io mi metto, si mette in macchina, fratello Brandilla. Sì, assolutamente, come diceva lei, così do un po' di bamba. No, oh, no, no. Leati da lì, questa è la macchina, scusi, la mia donzella. Scusi, non si preoccupi, è lasciato guidare la Betty, dovrebbe almeno darmi un po' di tanto culo. Questo qua non ha né telefono né nulla, non si ricorda di niente. Ma scusami, ma polizia. Se possiamo andare in un posticino a prendere la droga effettiva? Altra droga? Io non so dove sia la droga. Nel cruscotto ce n'era un po' del signore. Ma no, signor Giordano, è finita, ma io parlo di quella che possiamo rivendere. Quella che possiamo rivendere? La fascia. Ma lei è proprio sicuro? Perché io non ce la farei a tenerla per me almeno di più di 10. E la marijuana? La marijuana? Sì, ma a me il signor Capayang Mario mi ha un po'... Ci ha dato buca, figa. Salve, bella! Non lo so, mi sa quella che vende, oh, vende a mangiare. Non so se avete visto il video di Alfaina, dice una donna appena la vedete fate... Non è catcalling, dice. Bella, vieni qua. Puttanone! Andiamo a fare un po' di catcalling in città. Andiamo a fare un po' di catcalling, che un amico Alfaina, Damiano di Roma, non so se lo conoscete, un amico caro, dice che lo si può fare, figa, a saperlo prima. Questa è una... Io sono speroso che le invito sempre a cena le donne. Scusate, ma perché se chiama una donna puttana è un figlio? Io penso che sia illecito quando passa una ragazza devo dire qualcosa. Un complimento va sempre fatto. Ma che spinto, eh? Ma lei è un signore. Estrapolare. Uè, me la figa! Ho sbagliato. Ma guardate questo. Piccola! Non abbiamo... Ehi, piccola! Non abbiamo l'assicurazione, guarda. Mi non fa vedere come cazzo seguiti. Piccolina, piccolina, vuoi salire? Vuoi salire? Vuoi fare un po' di senso pazzo? Ce la fanno, snocchio bomba. No, mamma mia, che cosa? Cuccia, vuoi fare il soldato con il mio MP5? Esatto. Ci faccio uno snocchio bomba. Bisogna che andiamo a rivedere le nostre tecniche. Occhio! Fare la... Come cazzo si dice? Come si chiamano quelli che fanno... Volete che prendo l'Audi? Fanno fare gli altolocati, ragazzi. No, l'Audi fa troppo casino, fa troppo casino. L'Audi fa troppo casino. La Betty per iniziare. Sì, andiamo a prendere la Betty. Andiamo a prendere la Betty, c'è un sentito sulla Betty. Guido io. Guida lei, certo, guida lei. Io sono stato il conduttore. Guardate, io direi, Damiano, mi chiamo Giordano, sai fare per caso, sai dove processare la marijuana, dove si raccoglie? No, guarda, non me ne intendo di droghe, io sono sempre stato uno... mi fumo lo spinello, ok, mi fermo lì, non vado oltre. Una botta di coca una volta ogni tanto. No, adesso ce la fai, se la vedi. Cosa no? Una botta no. Scusami, caro? Ma la botta te la tiro in testa, fatti caso. Dove si può recuperare della marijuana da sballo? No, ce l'avevamo. Cosa? Della marijuana da sballo, dove posso recuperarla? Da me. No, ma se la volessi proprio andare a cercare nelle campagne. C'era. Non te lo dico. Ma che cazzo gli è successo alla Betty? Perché? Voglio fumarmi della marijuana da campagna. Non posso. Ma fa cagare. Ah, ok. Va bene. Mi dispiace. Ehi, cercavo, grazie. Tu che c'è? Buona giornata, ciao. Che cazzo sta succedendo? Non mettere avanti, sono... Eccomi, arrivo. Signori, abbiamo un caso, siamo dei ricercati ora. Porca puttana. Non va un cazzo, ragazzi. Oh. Siamo al garage centrale. Eccomi. C'è chi ci ha chiamato? Ha chiamato qualcuno?
Mi sa che siamo ricercati. Ok, noi ci stiamo spostando comunque. Perdonami. Grazie Simone. Ci sentiamo dopo, va bene? Allora guarda, consiglio a tutti di pulire per bene i tappetini della macchina che ci escono un paio di strisce. Io ti mando un bacio, va bene? Dove vuoi tu? Dove vuoi tu? Mettiti il bacio dove ti pare. Dai, ciao Eri. Un bacione. Ma Eri è un uomo, Giallo. Sì, perché? Non c'è nulla di male, però mi sembra un po' eccessivo. Giordano, che fai? Ma siamo ricercati, ragazzi? Mi sa di sì. Però abbiamo tutte le ragioni valide per uscire. Allora, andiamo a costituirci, per favore. Io non voglio passare in guai. Sì, la sentiamo, la sentiamo. No, adesso ci sta parlando, non la sentiamo. Ah, ma è Giordano? Giordano? Non ti sentiamo. Ma sbaglio, sta girando un cannone, Giordano. Sì, sta girando proprio un cannone. Giordano? Mettici un po' di coca dentro. E non fare chi la gira la spira, eh. Esatto, sia altruista. No, io non la passo, ragazzi. Come non passa? Si diverti mai tu, non ho capito. Dai, una botta, sei diventato vecchio. Eccolo qua. Eccomi qua. Guardi, sì, hai perso pure i capelli. Scusa, l'avvocato quando... Ma io sono avvocato, ma poi se mi fanno il test del capello capite che... Poi capito, non c'è i capelli che non si vede. Test del pelo mi faranno. Ma guarda lì. Test del pelo pubblico. Veramente, l'ultima cosa che dovrebbero fare. Dove siamo diretti, scusatemi. Ma non lo so, siamo diretti... Guardate, facciamo... Volete fare una piccola truffa? Ma siamo cercati, ma sei qua. Ma siamo cercati. La vita fuori faccia così, Giordano. Vada dire. Andiamo al molo. Vada alla polizia velocemente. Facciamo un piccolo drive-by per vedere se c'è qualcuno che denuncia. Mi raccomando, testa bassa, Polizia veloce, testa bassa. Con la mente è un po' difficile essere, diciamo, discreti. Mi stai chiamando? CR, dimmi. Sta ancora cercando il Camaccio? L'ha trovato quel coglione. Ah, cosa fa? Non ci ho pensato. Grazie mille. Guarda come diplomatico mio fratello, è proprio figlio del cavaliere. Allora aspetti, Giordano, faccio sapere subito. Dimmi. Vai piano, vai. Arrivederci. E a quando, ragazzi, Giordano, siamo dei francescani, La denuncia su di lei è stata annullata. Dentro di noi? È stata annullata? Senti te. È stata annullata? Ma se andassimo a puttane... Aspetta, si fermi. Ho una cosa da fare. Ma che bene, che ci fa la butta. Carlo, non fai scherzi, Stiamo scendendo? No. Carlo? Signor Carlo? Allora, pronto? Non mi hanno fatto fare l'avvocato. Pronto a scappare? Vai! No. Via. Questo così si impara a non fargli fare l'avvocato. Uccidiamo una persona e portiamo il cadavere davanti alla polizia. Come le minaccia. Teste dei ciucci che fa la mafia, va bene. Via, non qua, via. Andiamo al molo. Prendiamo il cadavere di una persona. Allora, ragazzi, probabilmente dovrò fare una cosa. Ci sto ragionando, ma questo mio... Probabilmente avranno... Dobbiamo pippare? Ok, probabilmente avranno le videocamere in questura. Tanto abbiamo i vetri oscurati. Lo so, ma il problema è la macchina il problema. Il problema di Brambilla. Ma ti dirò di più, mal che vada, diciamo che l'hanno rubato. Ma che abbiamo rubato? Mi ha rubato. È mia moglie, porca Vada al molo che c'è una bella cena di pesce. Facciamo la via più veloce per il molo? No. La più sicura, per favore. No, porca. Puttana miseria. Ma che vuole fare? Ma lei è un brasiliano? Stavamo tirando una pippata di cocaina. Mi scusi, perché lei ha lo zaino del Brasile? Perché ho stato lo zaino del Brasile? Ma lei è la persona con lo zaino del Brasile, poco etero. È Brasile. No. Ma lei cosa fa? Cosa fa? Cosa faccio? Perché ha lo zaino del Brasile? È un paracadutista? No, io sono brasiliano. La moto. Mi scusi. Sono un fanatico. Ci può portare a parlare col suo capo? Col mio capo? Perché volete parlare col mio capo? Perché lei mi sembra una persona mimetica. Sei puntato. C'è una rapina, sali subito in macchina. Sali subito. Che cazzo sto dicendo? Sei puntato, sali in macchina. Guarda che cosa stai dicendo. Oh, guarda, ma non è paura. Sali subito in macchina.
Non ho capito. Non è paura. Diciamo che macchina, le dita mi spaventano poco. Ma ecco. Abbiamo tutti la pistola in mano. Abbiamo tutti la pistola in mano. Oh, attenzione. Sai subito in macchina. Sai subito. Ci porti dal suo capo. Oh, ma dov'è che dobbiamo andare? Scusami, un'informazione. Portaci dal tuo capo oppure la tua testa alla pistola. Dov'è che stanno le mignotte? Scusa, fai vedere sulla testa di ciuccio. Allora, un attimo, uno alla volta. Oh, allora, tu che cosa? Dove stanno le mignotte? Scusami, sono un po' su di giri, ragazzi. Vado a pippare. Avete pippato veramente allora? Vado. Secondo te abbiamo la faccia di chi scherza? Non capisco. Ma io la sua voce l'ho già sentita, signore. Ma lei per caso è Silvio? Senti, alzi le mani prima di. Oh, stanno sparando. Mettiti in ginocchio. Via, via. Oh, oh. Via, via, via. Ancora! Minchia che loffa! Ma che cazzo sta facendo? Ma chi è che sparava? Sono un drago! Chi è che ha tirato una mano? Rimango la faccia, rimango la faccia, lasciatemi andare, lasciatemi andare! Dico, ma stai più panorapica stasera! Ma lei sta calmata! Sono un drago! Ma ti devi dare una calmata, sennò finisci all'ospedale! Oh, ci stai seguendo! Sei subito, subito, inchiatevi a me! Ah, aspetta, aspetta, forse. Oh, gira, forse. Che casa è quella? Forse sono lì! Sono una casa vacanze. Vai a destra, vai a destra. Entriamo nel covo. Andiamo a cercare i riguardi. Culo, faccio il culo. Ciccio, scendi subito, fammi scendere. Sei puntato, ricordo. Ecco, sei puntato. Ah, ma non ci deve dire nulla. Ma scusami, ma tu abiti in questa fogna di culo? È una ballata. Sono un drago, fammi già la moto, dai. Queste sono le pavelle. No, no, signor Bramilla, venga. Ci faccia vedere col suo capo. Se vuole le posso fare un giro. No, bravo, ci devi portare col capo, così non hai capito, sei puntato. Il mio capo non c'è adesso, John. Cioè, c'è, ma non è. Ma che giro ci vuoi fare? Eh? C'è un giornale, che giro ci vuoi far fare? Detto, un giro nelle favelas. Ma lei è un dio. Sono un dio. Che ne pensate? Sono un dio. E c'è un modo di lanciarsi dal tetto in piscina? Sono un dio. Oh, possiamo trovare. Vieni, vieni qua. Andiamo, mi scusi. Da qua, finite la bet, venite, seguitemi, Sono un dio. Sono un dio. Chiudi la bet. Ma che chiudi la bet? Cosa cazzo sali sulla bet? Oh, avvocato, fratello avvocato. Sono un dio. Ragazzi, ma la moto dove andate? Guardi, seguiamo Giordano. Sono io, non lei. Seguimi, scemo. Dove stiamo andando? Ah, andiamo a fare i tuffi dal cielo, dal tetto. Come andiamo? Signor Bambilla. Sono un dio. Buttati, scemo. Sono un dio. Ostia puttana. Buttati. Cosa fa? Buttati, Bambilla. Vai, Giordano, buttati. Buttati, Bambilla. Mi posso preparare? No, buttati. Signor Basiliano, c'è modo di prendere un veicolo per l'aria? Per l'aria? Sì. Intendi un elicottero? Un aereo, un elicottero, fare un giro. C'hai i soldi? Sì. Si butta anche lei, per favore. Sono un dio, ma che sono un dio. Non è che si può prendere. Sono un drago. Comunque mi chiami pure Ringo. Lo guardi, c'è il brevetto costa già 500.000. Buttati, Carlo! No, muoio, se mi butto, non posso buttarmi. Calmi. Vai ancora. Perché muori? Sei allergico all'acqua? No, ho già una frattura scomposta al ginocchio, eviterei. Vabbè, ma tanto è morbida l'acqua. No! Perfetto. Oh! Vedi cosa succede a me? Derubiamolo. No, sta morendo, tiralo su da là. È a posto. Vedi che succede a me? Sto scherzando. Ma lo sa che lei sembra un soldatino? Sembra anche un rincoglionito. Soldatino, io sono un drago. Guardi, questa ironia non mi sta piacendo. Signore, andiamo a mangiare. Andiamo a farci questa cena di pesce alla rotonda. Alla rotonda? Venga, andiamo. Come alla rotonda? Sono tutto bagnato adesso, guarda qua. Questo era un doppio senso o era... Guido io, tossico. E aprici la macchina, ci segue ancora sulla moto. Faccio guidare, non ce l'ho più la moto, non so dove deve venire. Ci raggiunga con un veicolo. E tu cazzo è la moto? Ma lei è un soldato. Senti, meno parlare, più chiacchiere. Dai. Apri il processo di macchina, dai. Sei puntato, Fammi guidare. Sono puntato. Dobbiamo far smettere di pippare i fratelli Brambilla, Giordano. Io non c'ho. Ma io sono il primo. Dove andiamo, quindi? Ma tu la leggi di più, i fratelli Brambilla sembrano dei pazzi. Sono un drago. Apri il processo. Ma l'ho aperto? Apri sto cesso di merda. Drago, apri la merda perché ti spacco la faccia. Sono un dio.
Scusi. Ma lei è soldatino dai, dei miei coglioni, ma cosa vuole da noi? Senti, sposta un attimo. Sposta la macchina, bambino. Sposta la macchina, ciccio. Qualcuno vuole salire? Non è aperto un cazzo. Qualcuno vuole salire? Senti, io sono un drago. No, no, scusami. Apri sto cesso. Scusami. È aperta, mi dice che è aperta. Riapri. Cosa fa, signor Bambilla? Signor Bambilla. Si deve dare un andiamo, andiamo signore, andiamo. Sono un drago, aia. Sono un drago, lasciami stare. Calmi. È aperta ora? Ah, non è aperto. Ecco qua. Signor Bambilla, si calmi. Sta facendo una strage. Si calmi. Apri sto cesso. Aspetta, signor Carlo, mi sto per incazzare. Che sono un drago. Ma è suo fratello che deve aprire la macchina. La porca. Bambilla, devi aprire tutto se non ti sparo. Ci sto provando. Sto Senta, signor brasiliano. Sì. Avrebbe un po' d'acqua. Che cosa? Un po' d'acqua. Ragazzi, sì, ragazzi, certo. Guardate cosa succede. Sono io l'ho venito è 103. Ok. Ora si fa in serie. Lei sarà un santo, io sono un drago. Venga pure. Giordano, oh, la macchina aperta, Giordano. Ma io posso salire dietro? Mi sa non ci posso, deve subire la moto. Aspetta, ti apro il di dietro. Esatto. Allora, controllo. Senti, Giacomo, c'hai da pippare? Oddio. Basta che finisce l'ospedale. Oh, ma fate scendere il soldatino. Soldatino, ma dietro non si può aprire. No, aspetta, venga con noi, al faro. Alla giostra, alla ruota panoramica. Alla ruota panoramica. L'ho lasciato la moto dietro il cespuglio. Dove? Alla ruota panoramica, carissimo, venga, l'aspettiamo. Io ho buttato la moto in piscina. Vada a questi giochi di bassa rotesia. Bambilla, ma lei sta prendendo per muto il freno. L'abbiamo invitato. Ma si sentono i gabbiani? Cosa è successo? L'abbiamo invitato. Ma non può venire con il coglionito. Il soldatino. Cosa è successo al soldatino? Scusatemi. Giordano gli ha buttato la moto in piscina mentre faceva un tuffo. Giordano, le ha fatto bene. Le ha fatto molto bene. Stava sulle palle. Io sono un drago. Il soldatino dei miei coglioni, guarda. Passiamo. Fate eruzione, no, assolutamente, deve fare un po' più colpa. Facciamo il... No. Chiudete tutto. Siamo sicuri? Sì, okay. Sì. La truffa del soldatino. Salve. Buonasera. Buonasera. Ma è alto? No. No, non c'è nessuno, dobbiamo uscire. Qua, so dove sono gli uffici, venite. Gli uffici? Andiamo a fare una rapina. No, ma buonasera. Carlo, esci da qui. Mi scuso. Usciamo da qua. Usciamo. Qua c'è la droga. Non credo. Oh! Yes! Almeno un paio di anni la droga fa tutti effetti. Andiamo. Apri sto cesso. Mi sento andiamo a fare la droga. C'è qualcuno che sa dove fare la droga? Devi aprire sto cesso, bambino. Devi aprire sto cesso. So già che voi la droga che faremo ve la fumate tutta. Già lo so, vi fumate la bottiglia. No, ma non è vero, non è vero. Betty, perché mi fai gli specchi? Betty, apri sto cesso. Non mi picchi, per favore, che oggi pare di latte. Aspetta, il soldatino. No. Salite. Aspettate, ho un'idea. Aspettate. Salve. Vamo, caraio. Buonasera, salve. Che dico io? Ah, il soldatino. Vieni con noi in macchina, soldatino. Vai con loro. Ah, avete capito come si apre? Eh sì, finalmente. Sì, assolutamente. Cosa fai? sì, io mi sento un po' in colpa e sarò più fatto, ma questa roba la giustizia non la concepisco. Dopo gli diamo un bacetto. Ti ho girato l'altro. Ecco la Brambilla. Il Brambilla che fa il brambilloide.
mi si va a schiattare, ecco qua, non la rosita. Ma veramente, ragazzi, ma qualche cantina, Brambilla si è schiantato. Poverino, poverino, nostro amico. Si è schiantato nell'unico palo che c'era. Eh sì, è un brambilloide. No, è morto? No, no, è morto. No, è vivo. Come che ci sia in Brasile? Salve, signor Brambilla. In Brasile, direttamente dal monopolio. Allora, ragazzi, ho un'idea. Le metto il punto, Giordano. Ho una super idea. Ci spieghi, signor Caro? Sono tutto orecchie e tutto. Allora, facciamo la truffa dell'assicurazione. Si metta qui. Vai di qua. Ok. Allora, ci mettiamo in mezzo all'autostrada. Ma ce l'abbiamo la polizza auto? Sì. Esplichi, signor Caro. Un saluto dalle classi, dalla classe dirigente, da una delle classi sociali più importanti al giorno d'oggi. Dalla classe dirigente, ripeta con me, signor Giordano. Oh, un'ambulanza, un incidente stradale. Rispetto solo per le forze dell'ordine. No, è legalissimo. Un saluto alle forze dell'ordine, mi piace. Però se si è più pippato tutto è legale. Un saluto alla classe meno agiata. Ma scusi, Giordano, è possibile entrare a Forza Ancudo e prendere delle automobili? Possiamo provarci, andiamo. Andiamo a Forza Ancudo? Mettetemi il punto, per favore, che si fa. Io sapete che ho la patente per l'aereo? Hai il brevetto? Ah, ci facciamo un po'. Grazie. Ah, davvero, Giordano? Sì, l'ho acquistata a Napoli. Allora tutto si spiega. Allora è tutto giusto, tutto legale. Ho sentito che esce nelle patatine. No, l'ho proprio presa. L'ha rubata? Sì, l'ho acquistata. Ecco. Ma quindi l'ha rubata? No, Gigo ha fatto un... Ma non è che ci siamo fatti nemico quel ragazzo, bullizzando tutta la sua comitiva? Sarà uno dei tanti che ci siamo fatti come nemici. Esatto. Tanto poi rimane tutto a noi. Esatto, ovviamente, perché poi se la prendono con noi sempre. Vabbè, ma voi dite che non vi ricordate, storia vecchia. No, facciamo che non ci ricorda. Noi la scusa nostra, eravamo drogati. Bravo, eravamo tutti drogati. Con la droga, esatto, un problema con la droga, va bene. Ah, giusto. A proposito di droga, mi ricordo quando ammazzai mia moglie, ho un problema con la droga, scusami. Facciamo un coffee break? Ma guardi, lei è da 20 minuti, mezz'ora che si sarà tirato su 200-300 euro nel naso. Non dovrei andare a rifare il naso, mi sa. C'hai la lasca nel cervello, Gigo, per favore, dai. Un po' il contegno. Ma siamo troppo fatti oppure c'è una macchina lì sulla scogliera? È il momento di pipare. È in mezzo alla strada? Sì, sarà del Brasile. Sta prendendo ora. È qui sopra. Ma questo è il Camaccio del signore? Vada, è bello. Ma il Camaccio cos'è? Fai una foto al brambilloide. Fai una foto. Sta pure in posa il coglionito. Fai una foto col telefono al volo. Aspetta. Sono un drago. Sono una macchina. Occhio che è pericolosa l'autostrada, Dico, fatti fare una foto, dai. Scusa. Ecco. Ma no, qualcuno, ti fai che ti faccio la foto. No. Allora, tipo un attimo, ragazzi, un attimo. Dai, Leone, dai, vieni qua. Sì, arrivo. Fai il coglionito. Adesso do fuoco a Roma. Ostia, puttana. Sarò pippato, ma ho visto un proiettile. Sì. No. No, Gigo, sta andando a fuoco la macchina, Gigo, o siamo pippati? Scusa. Giordano, mi sei caduto in basso. Ostia, questa è la roba. Perché per ti sono caduto in basso? Stavo per fare una foto. No. Oh, occhio. Andiamo. Gingo. No, mi sa che non ha... Lasciamolo lì viaggiare. Non è una buona idea. Faccia la foto. Gingo. È vivo. Oh, mamma mia. Gingo. Direi basta con le droghe. Via. Non so come ha fatto a sopravvivere. Quella droga era buonissima, per farti resistere un po'. Ma si fermi, Giordano. Giordano è un mio peccoglione. Sono guerriero. Sono un drago, ho dato fuoco. Ma lei veramente il number one. Sono potentissimo. Ma lei stava sulla macchina che esplose e non si è fatto niente. Assolutamente nulla, non so perché. Ma questo è Jackass. La coca sarà fuoco repellente, non so io quelle robe. Oh, c'è quell'Audi lì, sarebbe da portare. Quante Camaccio ci sono? Ma perché qua erano tutti ubriachi che tornavano dalla spiaggia e vedete, là c'è la spiaggia. Tutti Camacci, tutti uguali. Ieri che giorno era?
Yeah, e il nome della droga? Tipico giorno per ubriacarsi. Ragazzi, io dopo questa pippata a Forte Zancudo andrò in rehab. Non farò più nulla. Ehi, mi ha visto un po' esagerato. Giordano, non ti permette di abbandonare il giro più bello del mondo, eh? Non c'è niente che spizzo il viso. Possiamo pippare a Forza Zancudo. Sono biaspicando. Sì, guarda. Mica è illegale. Ma noi facciamo sempre delle gite fuori città. Mi piace questo momento di campagna. Sì, è un molto bello. Ma senta, ma Giordano, ci sono delle case in vendita fuori città? Certo, certo. Assolutamente. Io, guarda, non mi sono informato perché la mia villa... Ragazzi, ma Brambilla, l'avete mai vista la mia villa? Assolutamente no. No, non l'abbiamo vista. No, monolocale. Ma questo è uno storione. Ma che monolocale, figa. Dopo ti porto nella mia villa. Ma ti pare che ma Giordano sia un monolocale? Occhio, stiamo avvicinando. Dopo andiamo a vedere la mia villa. Anche se non è ancora arrivata dentro, vi chiedo scusa anticipatamente. Ma figurati, dai. Vai, prendere i coni stradali. Guarda a destra, c'è una palude, figa. A sinistra mi ricorda Sorrento. Possiamo farci un picnic? C'è molta vita. Un picnic? Come direbbe... No, non si può dire, vabbè, non lo dirò. Ma si potrebbe fare una alpina così a cazzo di cane? Con la Betty mi sa di no. Ma mi sa che non possiamo, perché non ci possono fare a prima cazzo di cane, non sono ben accetti. Vabbè, mi rimettete il punto, è scomparso, ragazzi. Qua a destra. Porca miseria. Non guardare il navigatore, qua a destra. Non scrivere mentre guidi, è un classicone. Non scrivere mentre guidi. Esatto. Un po' anormi, però va bene. Vabbè. È un classicone, come Evergreen. Proviamo ad entrare. Io non è che abbia molta salute in corpo, ma adesso troppo tardi. Buonasera. Facci domande. Buonasera. Come sono patente qui, Con permesso. Guarda qua il capitalismo come possiamo via per il cane. Ragazzi, non abbiamo più un aereo qua, lo si trova. Mi sa proprio di no. Con permesso. Vogliamo chiedere delle forze maggiori. Vogliamo chiedere al demone. Vogliamo chiedere al demone? Se ci chiamo il demone. Come si evoca il demone? Però dobbiamo scendere. Con un colpo di telefono. Scendiamo e facciamo l'invocazione. Vorrei che il demone ci fornisce un aereo al volo per fare una gira, una guida. Ave signore grande, padre, potere di Max Power, tutti gli dei, in nome di Max Power, in nome del Santo Padre, in nome della figa, arriva la droga. Ischecciucciol patris noisis heres. Mi offro come sacrificio. Horis paris heres paris, horis paris heres heres. Pure caris paris. Paris paris paris. Manca poco, Paris 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 paris. Tu per Max Power. Paris paris paris. Turis moris turis. Diversa. Ostia miseria. Anche dei piccoli danzi, guardate. Ma qua. Secondo voi pipare aiuta? Tieni scemo. Ecco così. Sì, lo spacchi addosso, me li butti addosso. Comparis, comparis. Quanti soldi c'ho? Va. Ma secondo lei pippando viene più facilmente il demone? Non credo. Eccolo. No, calmo! Con la 5, basta! Adesso deve dire questo cos'è? Signori, faccio un po' di stretching allora. Cazzo! Demone!
D'accordo. Chi è che mi ha evocato proprio mentre mi stavo inculando una zozza? Io e Carlo. Eccoci, salve demone. Vuoi mostrarci nella sua forma demoniaca oppure nella sua forma invisibile? Ci servirebbe, vorrei vederla demone, perché io sono so tutto che nudo. Lei è molto bella, oh, si faccia vedere. Si faccia allora vedere. È meglio nudo. Vuole pipare, signor demone, vuole demone, allora, io ah, demone, abbiamo della, i fratelli Brambilla hanno della cocaina per lei. Esatto, ah, ok, pensavo sono... Ho tirato 20 kg. Se vuole pure piparmi addosso. Si sai. Demone, io una non siamo qua per queste stronzate. Aspetta, Giordano, fai sdraiare il demone, dobbiamo fare prima un sacrificio, un'offerta. Allora, ma il sacrificio innanzitutto una... vi dico una bella novità della città. In questa città un satana, un demone superiore potente, mi ha accettato il fattore di dare delle monete in cambio a dei peccati. Quindi quando voi farete dei peccati particolari, io arrivo e vi do delle monete. Con queste monete potete avere soldi, armi, donne. Oppure magari, che ne so, siete svenuti in un punto dove non riuscite a ritornare in vita, bam! Demone, senti un attimo. Ha ucciso un tipo? Abbiamo ucciso tutti e cinque, abbiamo ammazzato quattro tipi. Però uccidere è sbagliato, perché mi servono i peccatori vivi. Preferisco la sofferenza. Allora, Demone, noi ti permettiamo una cosa. Noi serve un aereo per una gita turistica. Un aereo. Sì, un aereo che devo guidare io e poi ti portiamo due cristiani da sacrificare. A momento dobbiamo puttane anche. Demone, se vuole può venire pure lei, ma io. Sì, anche lei. Ma signor Brambilla fratello, si sdrai che facciamo pippare il demone. Evviva! Siete dei peccatori molto interessanti. Poi c'è la carta di credito? No, sì, devono avere le sue carte di credito. No, cioè, stendi io la stendo, Gingo. Io per pippare uso la punta della cappella per tagliarla. Oh no. Ah, cioè, la cappella un po' tagliente, mi sa, eh. È un demone, non è un mortale. Sono un demone. Ecco, tutto il suo. Una domanda a titolo informativo. Ecco, Diaz, che bello. Lo coltello, demone. No. Fermo, potente Giordano. Ci servono vivi, peccatori. Per favore, può fare un altro giro? Un attimo. Ecco Diaz, che sberla. Tieni, demone. Prendi questo, demone. Questa è un'esperienza bellissima. Mi buttate fuori, io devo tornare a fare dei peccati strani. Sì, ditemi, ma che cosa posso fare per voi. Ci serve questo fottuto aereo. Volevo fare un paio di chili di coppia. Una gita fuori porta, è possibile? Interessante, sì, però come si chiama io vi do l'aereo. Aspetta, signor Brambilla. Scusi, se demone. Vi do l'aereo, voi che fate in cambio? Mi sto fingendo avvocato per aiutare i peccatori a uscire di galera e potremmo fare delle truffe per lei. Abbiamo truffato un ragazzo, gli abbiamo inculato la moto e la macchina. Capite il mio punto di vista? Se uccidete la gente, quelli smettono di soffrire. No, nessuno muore. Ragazzi, mi serve la gente viva. Le mie cose preferite sono tradimenti, truffe, corruzioni, rapimenti. Abbiamo truffato il tipo militare, ragazzi. Allora, demone, potremmo fare questo. Dopo l'aereo potremmo cercare per lei una ragazza da far finta di sposare per poi tradire lei in un battesimo nel suo nome mentre gli pippiamo addosso. Niente male come scelta. Adesso pipperemo sul suo cadavere. No, niente morte. Niente morte, signor Brambilla. Pippiamo comunque, basta che si pippi. Comunque sì, voi siete la top 4 dei peccatori più cazzuti della città. Sì, dacci questo cazzo di aereo. I miei cani hanno dato 100 Giordano, mortacci tua. Ti faccio secco. Ma Giordano è fatto così, signor demone. Io le chiedo scusa, demone. Sono un tossico. Forse mi ha impecorizzato. Per favore. Sì, il demone. Quello che ha messo incinta la signora Annabella, il demone. Tra poco nascerà il figlio. Allora, è una miseria. Non ho proprio la materia prima. Ma ma mi scusi, signor Demone, ma è il bambino Michelino che c'era nel retro del van. Era il cazzo. È uno dei demoni minori a cui piace. Aspetta, provo a chiamarlo. Vediamo, Michelino. Demone. Mamma. Eccolo, Michelino. Mamma. Michelino, come stai? Io ho una richiesta da farle. Siamo perfettolosi, vorremmo gentilmente un aereo molto bello, però. Uno di quei là belli grandi. Ma Giordano, ma lei mi sta parlando con Michelino? Lei sta chiedendo a Michelino? Eh sì, Michelino, tanto di Michelino rispetto per Michele che è un'emergenza. Ciao Michelino, Demone, posso parlare con lei? Mi guardi negli occhi. Un po' di droga, Demone. Sembrano due testicoli. È la droga che me l'ha reso così. Un po' di droga, Demone, ragazzi.
Una cosa alla volta. Buona gentile. Già per l'aereo devo usare tutta la ricarica dei peccati che avete fatto ultimamente. Bruciate tutte le monete che. Esatto. E meno male che avete il signor Brambilla, che ne ha fatti mica pochi. Eh sì, ma io ho sacrificato due cristiani. E noi già ne facciamo un peccato. Lo so, ho capito. Però sì, quelli li avete già usati l'ultima volta, quei peccati lì. Aspetta, non so. Allora ci ricaricheremo. Adesso ci dai l'aereo più grande che c'hai. Devo concentrarmi bene, sì, devo modificarmi in modo abbastanza esagerato. Possiamo contribuire? Così possiamo contribuire? Facciamo una danza. Sì. Potreste fare una danza pronunciando queste parole in oscuro. Shatas Akaru. E continuate. Shatas Akaru. Shatas Akaru. Shatas Akaru. Continuate. Shatas Akaru. 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 Aspetta, grazie Demone. Ci mancherebbe, potente Scamiatol. Grazie mille. Ma non c'è più grande, eh? Ma va bene questo. Ma facciamoci dei selfie, grazie Demone. Ci mancherebbe. Mi raccomando, se dovete evocarmi, affidatevi al potente Scamiatol, perché lui manda un sacco di potenti demoni viola con gli occhi viola a chiamarmi e io arrivo. Grazie Demone. Ci vediamo dopo nel caso. Arrivederci. Arrivederci. Aspetti. Abbiamo un jet privato. Aspetti, Giordano, facciamoci dei selfie. Facciamoci dei selfie per Twitter al tramonto. Ma ci sono i posti da lui. Scenda un attimo, Giordano. Selfie per Twitter. Giordano. Venite, fratelli Brambilla. Sì, venga Giordano, selfie al tramonto. Dove mi devo guardare, signor Carlo? Dove c'è la... Facciamoci un selfie. Mi sentite? Sì, la sentiamo Giordano, venga qua. Scegliamo le cuffie, ecco qua. Viva la droga. Guardi qua, guardi qua. Dalla classe dirigente. Ma si può fare, Giordano, poi hai un account Twitter? No. Si può fare una... Dove ce l'abbiamo noi? Facciamo una foto. Ma io non sono capace, già lo sai farlo te. Io mi sa che posso farlo un attimo, forse l'account di... un attimo solo che si prova. E hashtag ciao poveri. Ciao poveri, un saluto alla classe meno agiata. Mi sono iniziato per GTA, ragazzi. Anzi, un saluto agli intoccabili. No, ci dico che dopo ci toccano tutti, No, ci toccano già, ma chiudi un po', i toccabili sono la casta in India, no? Non si devono toccare. L'ho creato, datemi un attimo che... Vai, che il sole tramonta! Cacci tutti quanti con la mossa della gang. Cazzo, sull'aereo sei vista da... Com'è che si gira la fotocamera? Non lo so. La forza dell'amore. Com'è che si gira? Glielo chiedete a un gesuita. Tata Sakaru. No, credo che dobbiamo chiamare il demone per queste cose. Oh, fatemi chiudere a Betty, non c'è mai, Vaffanculo. Come si chiude questa? Come si gira la fotocamera? Urlando, Shatasha Karu. No, non credo. Una linea di droga, coca e si è a posto. Sì, ma... Shatasha Karu. Eccomi, così va bene. È la tipica posa da influencer. Attimo solo che sto capendo come si gira la fotocamera. Shatasha Karu. Sono un drago. Shatasha Karu. Oh, cosa sto facendo? È una porca, prego. È una porca. Si abbassi. Non so che. Passi, Giordano. Tutti insieme, ragazzi. Hashtag Shatasakaru. Sì, l'ho messo, andiamo, perfetto. Ho messo le cuffie di volo. Benvenuti, Giordano. Salve, signor capitano. Tutti quanti sono
Salute a tutto il mondo, grazie mille. Sono il comando in seconda, mi raccomando. Aspetti, aspettate. Oh, aspettate consiglio. Un attimo, mi fate sedere davanti, per favore, ragazzi. Ah, prego, prego. Oh mio Dio, il demone. Entri prima. Buon viaggio, ragazzi. Salve, demone. Salve, Ghost Rider. Vuole venire con noi? Grazie, demone. No, non voglio disturbare. Devo andare a tormentare qualche altra anima. Perché signor demone, e posso fare una domanda? Volevo farmi un selfie con voi, però, quando sì, serve. Sì, oh, facciamolo. Ottimo. Senti, ottimo. Ghost Rider, dopo dove lo parcheggio questo jet? Nel mare, fottitene. No, ma questo mi metto nel mio parcheggio, mi perdoni. Sì, mettilo nel tuo parcheggio, tanto... In teoria il potere demoniaco che mi avete dato dovrebbe farlo, tra virgolette, sfumare nell'etere tra una decina di ore. Porca puttana. Ma quindi, non lo puoi intestare a me? La droga l'ha nascosta dentro? La droga l'ho pippata. Guarda che posa per il selfie, demone. Lasciatemelo un po'. Proprio fiero, eh? Aspetta, proprio fiero. Fammi sentire bene il nome di questo signore che ho appena conosciuto. Mediaif, bene. Molto interessante. C'è una L, non è una I. Ah, ok. Mad Life. No, esatto. Chiarebbe. Grazie, grazie. Bene. Sono Sir Jingo, buonasera. Allora, facciamo questo selfie, così poi vi lascio andare. Guardi tranquilli, parte, tranquilli. Però. Ah, giusto. Un attimo solo, mi ho scelto la posa sbagliata. Ci possiamo mettere... Cosa dobbiamo dire? Shatash Karu? So. O viva... Shatash Karu. Molto potente. Shatash vuol dire mi dedico. Akaru significa a te. Mi dedico. Policiate per questa foto, Sì. Ragazzi, ho aperto una mia, diciamo, agenzia di voli, si chiama Raya in aria. Striscia in aria, molto bravo. Ha fatto la foto? Shatash Karu, vai, fate pure la foto. Faccia la foto, Giordano. Signor Giordano, faccia la foto. Allora, da fare il demone, figa. Usa, vai, veloce che il sole tramonta. Non ce l'ho il telefono. Io ho il joint in bocca, scusate. Io ho 52 anni. Cioè, nessuno fa questa canzone. La faccio io, sorridente. Sì, Shatash Karu. Ciao poi. Ciao, eccoci, fatta. Ci vediamo presto, peccatori. A presto. Aspetta, mi faccio entrare prima a me. Scusi, devo uscire un attimo. Che così guardo la visuale e poi la... Prego, ci grazie. Opla. Ok, siamo dentro. Va bene, la cintura? Sì, ok, perfetto. Va bene. Perfetto, Giordano. Signore e signore, metta i flaps. Allora, io lo so fare. Welcome aboard, let's enter the cabin. Cura di te, ci vediamo dopo. Aspetta, prendi la retromarcia, siamo troppo lenti. Guarda che spettacolo la Betty l'ha parcheggiata, guarda. Ah, salutate la Betty, Sì, io mando un bacio. Guarda che bel periodo per volare. Sì, esatto. Un giorno fantastico. Ciao Betty, ti amo. Ciao Betty. Un saluto alla classe meno agiata. Guardate che ne avete solo uno di aereo, Sì, sì. Qualcuno sa come lo si porta, come ci si alza. No, il signor Giordano, muscolo. Come muscolo si alza com'è? Mi sa si fa con due muscoli in realtà sinistro numerico. Io non ce l'ho. Si fermi, Giordano, si fermi. Si fermi. Come si sa la vita? Si fermi adesso, Giordano, fermati. Ne abbiamo uno di aereo, l'ha detto il signor Ghost Rider. Aspetta, no, io mi devo sa con il muscolo. Il muscolo mouse destro. Prende la rincorsa di nuovo. No, è troppo bella la pista. Devo sublimare l'insicurezza con la droga, un attimo. Sì, ma siamo sul jet privato, qua è contestualizzato. Oh, c'è il privé? Ok, ho capito, un attimo solo. Ok, adesso mi sento un po' più sicuro. Oh, stiamo andando troppo veloci, Giordano. Questo è il suo primo volo, Giordano o già una patente ce l'ha da un po' di anni? Ah, bravo, sì, vedo che muove la cloche, Giordano. Al contrario, esatto. Oh, siamo, ecco là. Come si alza il carriere? Ostia miseria, e come tira, Come tira? Come tira? Già mi dà fastidio. Stia attento, Ryan Eve. Con G, Giordano, muscolo G. No, non si fidi. Non so come si gira. Come si gira a destra. Va bene, noi tiriamo dritto e poi vediamo. No, no, Giordano! Oh, mio Dio! Non so Giordano, come si risolvi. Giordano, avevi la patente, avevi detto. Lo puoi usare a Napoli. La patente. Allora, Giordano, mi viene a te. Giordano, ormai siamo qui da volo. Stiamo tirando una boccia. Occhio, devo Giordano. Fare di nuovo. Dove atterra questo aereo? Mi perdoni, Giordano. Atterriamo. Io direi di atterrare qua nel deserto. C'è un aeroporto, se non sbaglio.
Non è vero. Sì, occhio, c'è un cumulo nembo. Oh, ci sono delle turbulenze, mi chiedo di mettere di mettere tu. Va bene. Qua sotto, se non sbaglio, vicino al lago c'è un aeroporto, eh. Per aumentare la velocità del volo io chiederei di farlo anche in altre lingue. Attento, Giordano. Giordano. C'è un monte lì, eh? Ma io non ricordo questo monte. Ma è un monte che conosciamo, scusate. Ragazzi, siete pronti? No, Giordano. E per cosa, Giordano? Per cosa? Ci siamo appena decollati. Un secondo, Giordano, dai, per favore, eh. Guardatelo qua. Qua il monte dove abbiamo scalato la Betty, adesso abbiamo scalato in 2 secondi, guarda. Lo so. Attento, attento alla qua. Ora, facciamo un giro della città? Andiamo dai poveri, andiamo dai poveri. Andiamo al ghetto, atteniamo al ghetto, Giordano, per flexare. Le metto il punto. La bamba che vola dappertutto. Mi chiedo scusa, gentilmente, la bamba vola dappertutto, Giordano Hermanens. Atteniamo al ghetto. Ragazzi, vi consiglio non per Giordano, ma vi consiglio la prima persona per godervelo di più questo viaggio. Comunque posso dire vedo la faccia di culo di mio fratello. Raya, non ci avevo provato. Io pure vedo la faccia di mio fratello. Io qua c'ho... Vuole un aeroporto, Giordano, direttamente al ghetto? Andiamo al ghetto, abbiamo chiesto gentilmente... L'hanno autorizzato? Ricorda che devi mettere il carrello, Giordano, eh? Qui c'è un aeroporto sulla destra, se vuoi. Devi mettere il carrello, Giordano. Ma lei li ha fatti un paio di chili. Facciamo una sosta. Vediamo l'atterraggio com'è. Giordano, per favore. È finita la pista. Non ce la fa. Non so atterrare. Va bene. Ma fai già una prova, Giordano, perché se dobbiamo atterrare poi in strada, okay, sai? Si farà una prova un attimo. Allora, me la prenda larga, ancora dritto, ancora dritto, non giri subito, bravissimo, così, bravo, ancora, ok, bravissimo. Cosa fate un paio di giri? Lei simulatore? Oddio, oddio, Giordano, la vedo male. Giordano un po' basso. Ok, l'aeroporto è lì vicino. Tutto regolare, Giordano, Raya in air. Beh, si abbassi, Giordano, abbassati, perfetto, diminuisci potenza. Forse ci siamo, Muso in su, muso in su! Partenopea! Ok, un po' brusco, ma ci siamo. Un applauso. Sì. Siamo grazie mille, sono nell'aria. Complimenti. Ok, cosa sono queste cose? Ma questi sono Perfetto, siamo a posto. Che è sceso? Si è buttato dall'aereo. Come mai sono volato dall'aereo? È il solito. Ma si può richiamare il demone? Ma cosa sto facendo, ragazzi? L'aereo mi si è bloccato. È normale, cosa che non va? No. Mi dia un pugno, per favore. Sì, ma a me non va più. Ah, ok, grazie. Perfetto. Non è che l'hai parcheggiato, no? Ma quella è cosa che non va l'aereo? Prova a entrare. Neanche io non riesco a rientrare. Mi sentite? Sì. Ragazzi, dobbiamo richiamare il demone. Qual è? Giordano, prova a depositare. Provate a depositare il veicolo. Giordano, prova a depositare. Non va un cazzo. Lo depositiamo, ce l'abbiamo nel culo. No, qui non si riesce, ragazzi. Ho provato ora. Ma si è rotto forse? Vedo il fumo. Contattiamo il demone. Contattiamo il demone. Contattate il demone. Com'era? Mi sentite? Satush? Mi sentite gentilmente? Sì, sentiamo. Aspetta che sto controllando i motori. Sì, vedo. Un po' carbonizzati. La vedo. Questo è un disastro, eh. Dobbiamo chiamare Focus che fanno i servizi. Non c'era nemmeno un puttanone. Molto male. Beh, peccato, mi piaceva questo aereo.
come avevo detto, per ora me ne posso dare solo uno. E se lo ripari questo, dai, demone, dai, siamo stati anche gentili. Potrei provare a ripararlo, ma come cazzo si apre? L'avete chiuso? No, non va a cazzo, demone, per questo ti direi, daccene uno nuovo, questo qua lo diamo in permuta. Addirittura? Un puttanone, almeno a metà, metà donna. Avete bruciato tutti i peccati, ragazzi. Posso darvi... Lo diamo in permuta, dai, ti faccio conoscere. Posso darvi mia cugina Maura. Un aliante di merda. Sì, va bene, è già qualcosa. Non c'ha posti l'aliante. No, ma scusatemi, da poveri? È un barone? Allora, come cazzo, come mai non funziona questo stomaco? Non lo so mica. Ci hai visto mangiare per caso, demone? Che ho un buco allo stomaco. Certo, certo, ti rifaccio. Grazie. Ma il demone non è un babysitter. Esatto. Il signor Demone, io non c'ho nemmeno un puttanone. Chiedo un puttanone, almeno metà donna. Vuole che glielo faccio io il buco nello stomaco, demone? Ecco, non penso questo sia l'atteggiamento giusto. Abbiamo perso, non siamo più il signore del cielo. Aspettiamo la che vuole un po' di roba da mangiare. Io voglio la roba. Anch'io un po' di roba da mangiare. Scusi, demone, ce lo puoi dare una, demone? Avevo la gola secca. 909. Le chiedo gentilmente per 103, favore. 103. Cosa? Che una, ti serve? Un nuovo aereo, gentilmente. Io sono appassionato dei voli. Questo qua lo diamo in permuta. È un po' troppo un nuovo aereo, capisci? Volete incendiare? Demone. Sì, Demone, ci si è rotto. Incendio. Avete, aspetta. Signor Giordano, anche lei prenda qualcosa da mangiare. Anzi, da bere per lei. Da bere. Puglio. 930. Signor Demone, ma venga a farsi un giro pure lei con noi, che ci divertiamo con i fratelli Brambilla poi nel Brexit, è tutto un divertimento. In effetti sì, sono pazzi. Il problema è che con me sopra, a un certo punto, quando ci si avvicina troppo al cielo, potrei prendere fuoco perché il mio potere aumenta. Allora, facciamo una prossima volta. Io voglio provare questa roba sotto effetto di droga, però. Quella roba lì sotto effetto Demone, di droga. Demone, dai un altro aereo. Allora, ma Giordano, non faccio lo scorbutico col Demone. No. Giordano, le vuole prendere? Avete mangiato la roba che vi ho dato? No, Demone, ho la gola secca. Sì, grazie. Ho la gola secca, mi perdoni. Se avete mangiato la roba, ottimo. Ci avevo nascosto dentro un po' di miei microchip demoniaci. Adesso so dove girate. Non vedo quale sia il lato negativo. Esatto. È roba buona. Sì, esatto. Ma signor Demone, però mi cade un po' il basso. Sinceramente, da un demone non mi aspettavo un analcolico fruttato. No, ma quello lì è un analcolico. Questa è una gag. Quando lo bevi, poi ti scoppia il culo. Demone, ho bisogno di un altro aereo ancora più forte. No, puttana merda, sto aereo di merda perché non funziona? Demone, ho bisogno di un altro aereo, mi sento bene. Tu sei un drogato, Giordano. Ma lo sappiamo. Signor Scabbiaton, dica qualcosa a Giordano. Giordano, si calmi. Allora, si calmi, Giordano. Signor Demone, ci va bene qualsiasi cosa, decida lei. Facciamo così. Perdona, non c'è. Questo non capisco perché è fottuto. Non so cosa avete combinato, ma mi sa che un aereo bello. Siamo atterrati in piena regola, che veramente. Voglio un aereo rosa. Un aereo rosa. Ah, ragazzi, forse è questo. Guardate i finestrini posteriori. Può essere. Oh. Che cazzo è successo? Ottima gag, devo dire la verità, ottima. Non ho capito. Non c'è niente da capire, Giango. Che cazzo sta succedendo? Giordano, stia calmo. Ho bisogno di un aereo, non mi sento bene. Giordano poteva morire se non aveva l'aereo. Giordano. Ma scusi, ma ha provato con lo spegnere e riaccendere l'aereo? Il classicone. Sì, sarebbe da fare così. Riavviate l'aereo. Riavvi l'aereo, signor Demone. Allora... Questi bastardi, grazie, però, umani, non li ho mai capiti. Io tanto flutto col volo demoniaco, capisci? Posso provare? Ho visto un documentario. No, una visto. Volta ti ho anche fatto volare. Sì, sì, mi ricordo, bellissima esperienza. Sì. Ma era drogato? No, non ho volato veramente. Ma se non pippa qualcosa, gode solo a metà. Questo è vero. Ecco. Allora. Sarebbe bello se arrivasse in Basilea. Sì, inculiamo tutto. Allora, va bene. Vediamo un po'. Demone. Ciao ragazzi. Non è che farebbe venire qui in Brasile. No, poverino. Lasciamogli fare quello che vuole fare. Allora, fatemi concentrare che cerco un buon aiuto. Un aiuto? Qual era la formula magica, Demone? Una diversa. Gesusca. Se volete una diversa, sì, una più potente. Esatto, Tisca Tusca Topolino. No.
Ish anaratuktur abada. 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 Vai, vai, faccia una bella laglia, fa bello Blambil. Gigo, pippa sulla no, no. Fate venga, fare una raglia a Carlo. No, no. È certo che allora, ma se non vuole, Carlo, se la sente. Guardi, inizi, va bene. Nel patio o no? Forse un po' troppo. No, forse è esagerato. Sì, sì. Ai nostri 10 corriola che viola la lingua. Ciao bello, grazie mille. No, Gigo, è troppo sopra. Ma più. Ma è meglio un piccolo aereo di classe che un grande aereo di linea. Appena saliamo sull'aereo, mi mettete quando di Pino Daniele. Chi è che l'ho fatto? Brambilla, me lo mette un po' di Pino Daniele appena. No, no, questo qui. No, questo è. Questo è vinto della prima guerra mondiale. Questo è un po' vintage. Questo è un po' vintage. Questo qua non lo darei neanche per giorni mico. Esatto, questo è un po' la merda. Questo è un po' da Barone Rosso, un po' per gli amanti della Marco, del allora, Barone Rosso. Mi devo concentrare, vediamo cosa trovo. Il coltello no. No, Giordano, per favore. Giordano, non c'è bisogno. Allora, Giordano, questa volta lo guido io. Dai, ah, forse ho capito. No, lo guido io. No, mi faccia fare... Lei mi faccia la copilota, Giordano. Ok, faccio la copilota. Però... Eccoci qua. Sono un po' incastrato. E questo aiuto. Non è male, provate. Aiuto. Eccoci qua. Proviamo, venga, venite. Aiuto. Aspettate, salviamo Giordano. Aiuto. Attento, Giordano. Sei rimasto sotto, come al solito. È come una droga. Aiuto. Eccoci qua. Signor Brambilla, lo sposti un secondo, per favore. Assolutamente. State attenti, con questo si va veloce. Demone. Codiaz. Orca, ho fatto un carino. Si sposti che sennò ci vuole anche l'altro. Ma come mi sposto, figa, che sono qui sotto? No, signor Brambilla, sposti questo cazzo di aereo. Guardi, signor Demone, penso che vada bene come sacrificio per un Boeing questo, Mi dia un Boeing ora. Eccoci qua. Aspetti, venga, signor Brambilla. Siamo pronti. No, non c'è posto per tutti, il problema. Sì, c'è posto, c'è posto dietro. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Demone, mi sa che questo aereo non è omologato. Si mettono. No, allora, mi faccia. No, Giordano, mi faccia guidare. Guarda, tempi là fuori. Ragazzi, devo pippare, scusate. Gigo, pippiamo e andiamo, ok? Una cosa al volo. Una pippatina al volo, sì, assolutamente. Sei pronto? Sei pronto? Amore mio, tieni la mano. Vai. Pippiamo mentre ci teniamo la mano. Uno. Aspetta. Tieni la mano. Allora, prego Giordano, poi di fare tutte le procedure. Due, tre. Bravo. Pippate più forte. E dice avanti buona, Demone! Grazie mille, adesso siamo per il volo! Grazie! Vedi, stiamo arrivando a 3000 metri di quota, attaccati al sostegno di un aereo. Io e ciao, Ellen, mi ho scambiato una cosa, e le volo ci sentiamo già. No, non cazzo! Vado? No, dobbiamo andare in acqua noi, questo va in acqua, questo qui, Andiamo a sfoggiarlo ai poveri. Andiamo all'import, no, andiamo al molo. Andiamo in acqua, al molo. Che c'è il soldatino, ci stanno per aspettare. Al molo, parcheggiamo questa roba qui e mangiamo un po' di pesce. No, sono in stallo, ragazzi, non ce la fa. Fai un 360 al volo. Tu dire non ce la fa. Aspetti, devo prendere quota. Non dica cagate che mi gira la palla. Ma lei non c'è in sapalle, mi scusi. No, non ce la fa. Ma senti che non ce la fa, fai un 360, gira sto cesso, dai. Oh, mio Dio, famiglia. Mia figlia. Glielo dicevo Giordano. Glielo dicevo io Giordano. Senza freni inibitori. Dov'è il ghetto, Giordano? Il ghetto è qui giù, lo stiamo sorvolando.
Dov'è la strada quella iconica che atterriamo lì? Quella iconica. È lì a sinistra, è lì di fronte, sì. Gira un po' a sinistra, siamo arrivati, eh. È questa qui. Dici dove ci stanno pullappando? Cosa? Dove ci stanno pullappando? Sì, sì. E qui, è qui. Viale dopo, mi sa, destra, destra. Aspetti che faccio un piccolo pit stop. Magari non in questa cazzo di fabbrica, eh. Qui che cazzo ci viene a prendere se ci rimaniamo secchi? Sono morti felici. Sono morti con un gran sogno, quello di volare con noi. Questo qui è ottimo per l'acqua, guarda. Vai, leggero, leggero, leggero. Leggerissimo, ancora più leggero. Come una penna sul foglio, ecco qua. Leggero ancora, gira un po' più a sinistra. Leggero, ottimo, ecco qua. Che ti avevo detto? Alza, alzalo, figa. Sali, sali di quota, sali, sali. Bravissimo. Carlo, lei è un signore, guarda. Grazie. Grazie Giordano. Speriamo di farcela. Sì, ce la facciamo. Speriamo che fratelli Brambilla stiano bene. Che altro andare a ritirare la Betty. Sai che l'abbiamo persa lì. Lo so, I know. Ah, mi sa che l'ha chiusa il coglione. Dobbiamo andare lì a ritirare in ospedale, non so dove. Dici che è legale ritirare in ospedale con questo? O no? Ci mettiamo sulla strada dell'ospedale. È legale, mi metto il punto. No, ti guido così perché il punto non lo vediamo. Ma io devo atterrare comunque, eh. Sì, 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 bene, vai dritto. Destra. Destra a 90 gradi. Siamo già vicinissimi all'ospedale, Carlo, eh. Salga un po' di quota che qua non si sa mai. Ma dici che veniamo visti dai radar? No, ragazzi, il Boeing è quello che non si può prendere. Cioè, proprio non puoi entrare. Siamo molto vicini allo spedale. Mi dica stradone? Vada sempre dritto, in mezzo a questi palazzoni. I primi? Qui a destra. Destra, gira a destra. Subito a sinistra. Ok, perfetto. Non ancora, ancora a destra. Destra, destra. Qui a sinistra. Qui a sinistra, è ottimo. Mamma mia, Carlo, Carlo! Carlo! Carlo, Carlo, Carlo! Carlo. Dobbiamo atterrare, c'è bisogno di atterrare. Sali di quota, sali, 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 sali! Abbiamo fatto un casino, Carlo. Carlo, abbiamo fatto un casino. Carlo! Mayday, mayday! Scendi, Carlo, scendi. Scendi, scendi. Cosa è successo, Giordano? Abbiamo salvato una vita. Abbiamo... Ma... Salve, ragazzi! Ma lei... Salve, poveri. Ha buttato un signore dentro l'ospedale, che l'ha distrutto. Cosa? Se va a vedere all'ospedale, c'è un ragazzo che è stato traumatizzato dalla sua elica. Ha sbattuto contro l'ospedale. Oddio, veramente? Che è successo? Veramente? È la terza volta, sì. Che è successo, Carlo? Ma veramente, andiamo a salvarlo. Grazie, ragazzi. Arrivederci. Che è successo, Carlo? Non ho capito niente. Non lo so, io stavo con la prima persona, non l'ho visto. Ma hai visto che pelo che ho fatto alle palme? L'ho visto, figa, mi sono un po' cagato sotto, eh. Giordano, come se non fosse successo niente. Sì, noi andiamo lì in tutta scioltezza. Ma c'è la clip, ragazzi. Anzi, diremo, avete visto anche voi la Air? Vai, bravo. Ho ucciso uno. Ragazzi, ma l'avete visto l'aereo voi? L'avete visto? Ma che è successo? Ci è arrivato in faccia l'aereo. Ma che è successo, ragazzi? Sono un reporter, reporter Carlo. Che è successo? Harry Potter? Reporter, reporter. Ah. Harry Potter. Che è successo? Che è successo? Stavamo accompagnando il nostro amico svenuto qui in ospedale. E è arrivato questo aeroplano da dietro proprio e ci è venuto addosso.
E cosa le è successo? A me? A me niente. Ah, quindi vi è piombato... Scusatemi, è che io devo scriverlo sul giornale locale. Vi è piombato un aereo? Sì, sì. Sì. Era sì, un aeroplano. Un deltaplano. Ma avete visto chi c'era sopra? Che a me mi paga la polizia per dargli scoop. Come facciamo a vedere chi ci sta sopra se... Aereo di che tipo? Veloce, aereo di che tipo? Avete anche ragione. È bello che ci hanno sbattuto proprio da dietro. Proprio ma aereo di che tipo? Ma voi state bene. Sì, il nostro amico sta un po' male. Potrebbe andare meglio. Ma tu è stato falciato dall'elica, vedo. No. Ah, da cosa? Ma chi? L'altro amico. È cascato. Avere un po' di cibo? È cascato dalla macchina. Non da me. Mangio un bel panino. Cibo? C'ho una letta io, aspetta. Andiamo a recuperare i brambilla? Sì, andiamo. 5-6. Andiamo al garage centrale. Arrivederci ragazzi, spero una buona giornata. E condoglianze per il vostro amico. Spero ci riprendi presto, dannazione. Una caramella. Ciao ragazzi. Arrivederci. Prima come in moto. Verso la caramella. Non la vedo in più. Un colpo. Che colpo? No. Vedo se hanno capito. Ma no, che ridere. Ciao. Zitto. Basta lì. Non volevo uccidere nessuno. Però a me mi piace fare queste cose. Cioè, non uccidere la gente, però fare queste cose più strambe. La droga toglie. Ah, sei in down? Recuperate i brambilla. Giordano, dai, so che sei in astinenza. So che sei in astinenza, vieni. Olè. Dobbiamo atterrare. Ma perché girava la testa, vabbè. Sali di quota, sali. Me ne sono accorto ora. Ma Madux sta in live? Dov'è Madux? Se c'è la clip di Madux, se me la passate me la vedo. Giordano, abbiamo due dispersi, ripeto. C'ho il fatturato più alto del tuo. Abbiamo due dispersi, Giordano, non è tempo di litigare, andiamo a cercare, abbiamo due dispersi. Dai caro, ma lei senza palle, mi scusi. No, non ce la fa, non ce la fa. No. Ma se te che non ce la fa, fai un 360, gira sto cesso, dai. Oh, mio Dio. Carlo, da sinistra. Non ancora. Ok, perfetto. Non ancora, a destra. Scusami, arrivo, sto guardando una cosa, arrivo. Qui a sinistra, è ottimo. Mamma mia, Carlo. Dobbiamo atterrare, c'è bisogno di atterrare qui. Sali di quota, sali. Eccomi qua. Mi sente? Sì, ma te il numero del brambilla ce l'hai? No, li dobbiamo recuperare così, andiamo in questa ricerca perduta. Ricerchiamo i brambilla? No, sicuramente a sinistra, nell'autostrada, saranno nel... Lo sai dove? Dall'autostrada e viadotto. Verso di qui. Sì, bravo, esatto, anche più indietro. Un attimo, solo che mi ci vuole un sottofondo musicale. Ecco, qua sotto secondo me è più probabile che stiano. Sì, accosti, vediamo se li vediamo, accosti.
Ma non intendevo così, eh. Giordano, Giordano, dobbiamo, secondo me dobbiamo scendere con la macchina. Andiamo. Sì, ma ragazzi, sono morti. Il numero non squilla se è morto. Vai qua sulla destra. Sei sicuro che sono secondo te morti qua? No. Secondo me dobbiamo... dobbiamo andare qua e andare indietro a cercarli, cioè verso destra. Guarda il fiume, esatto, qua sulle rive. Vada verso destra. Qua c'è una bici. Sotto i ponti non saranno. Salga qua. No, non credo che siano qua sotto. Salga qua. Qui? Sì, sì. Secondo me sono in questa zona. No, di certo non sotto un ponte, Giordano. Aspetti un secondo, Giordano. Si fermi un attimo. Attimo solo, che mi sembra di aver visto un movimento. Ma senti che non ce la fa, fai un 360, gira sto cesso, dai. Oh, oh mio Dio, famiglia! Ma secondo me le ha prelevati l'ambulanza. Ok. Giordano, sono... dovrebbe essere più... vai, retromarcia, più a nord verso il curvone. Più a nord, di qua? Sì, qua, sì, sì. Devo salire? Sì, sì, salga. No, sempre... probabilmente sempre qui. Vada, vai a destra. Dovrebbe essere qui. Anzi, no, no, no. Aspetti, aspetti, aspetta, eh. Probabilmente 2.19 dovrebbero essere 2.19 e 4.07 4.07 4.05 Giordano 4.07 4.05 2.19. Questa è una missione di recupero, non di soccorso. Recupero cadaveri. Esatto, dovrebbero stare qua nei dintorni. Scenda qui. Vai, 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 ci afficcia. Sì, ma sono sul ponte, non sono qui, se sono caduti, eh. Dice? No. Eh sì, figa, non credo possiamo trovarli sotto al ponte, sopra. Ma... da chiaro. Piccola irregolarità. Oh, c'è l'ambulanza. Salve. Non c'è un cazzo di... andiamo... li becchieremo in ospedale. Li becchieremo in ospedale? Sì, sì, sì. Vediamo. Non credo, tutto. Non credo siano vivi. Giordano, sì. Io le dico questo, Giordano, io vado
Vado nella mia dimora, spero che qualcuno li abbia salvati. È stato un piacere, Giordano. Io la saluto, ci sentiamo poi. Una buonanotte. Dovremmo, sai cosa? Dovremmo la prossima volta ritornare col jet privato. Sì, sì, sì. Dovremmo fare qualche favore al demonio e tornare sul jet privato per farci questa scampagnata e andare al club col jet privato. Anzi, un elicotterino. No, no, jet privato è più carino. Ti saluto, ci saluto, Giordano. Vado nel mio cespuglio a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Si tolga però. Mi faccia Ciao passare, fai. Giordano. Ciao Buonanotte anche a lei, signore. Buonasera. Buonanotte. Buonasera. Salve. Cosa è successo? Salve. La vedo un po' malconcia. Ma che cosa è successo? È successo che... Successo che voi eravate... Lei era sobrio, no? Di che cosa sta parlando? È successo... Scusi, ho la goliardico virus. È successo che... Ottima gag. Lei e suo fratello eravate talmente fuori di testa e pippati che vi siete messi... Siamo andati in aereo, vi siete messi... fuori sulle ali e poi non avete detto il colpo e siete caduti. Lei è un miracolato. Porca di una puttana. E lei cosa sta facendo mentre? Noi stavamo facendo un volo, eravamo tutti su di giri. Lei è un miracolato. Io adesso, guardi signor Bambina, vado lì che il mio è un posto per dormire. Ma guidavo io? Cosa? Chi guidava? Guidavo io? No, no, guidavo io. Lei mi ha chiesto, mi faccio un 360. Guardi Giordano, c'è Giordano. Sì? Ragazzi, state cioè, ma cosa è successo? Non mi ricordo qualcosa. Come stai? Abbiamo tirato una di quelle raglie che ci siamo dimenticati tutto. Ma veramente? Devo smettere con la bamba. Ragazzi, io vi saluto che devo chiudere gli occhi. È stato un piacere. A ci vediamo. Un di raglia. Vabbè. Un attimo a fare una roba. Arrivederci. Andiamo a recuperare. Arrivederci. Allora recuperare. Buonanotte.